Il 12 dicembre del 1969, nella sede della Banca dell'Agricoltura di Piazza Fontana, una bomba piazzata da un gruppo di neofascisti uccide 16 persone e ne ferisce 84. Nell'autunno del 1970 scoppia a Reggio Calabria una rivolta che durerà quasi un anno. Caro, pagherete tutto! C'è Claudio Baralli, del Movimento Studentesco, ucciso da un estremista di Avanguardia Nazionale. C'è Nikis Mantakas, del Movimento Sociale, ucciso da estremisti di sinistra. E c'è Giannino Zibetti, antifascista, travolto da una camionetta dei carabinieri. E ci sono le stragi, come quella del treno Italicus tra Bologna e San Benedetto Val di Sambro, 12 morti e 105 feriti. A Milano, al e quella di Piazza della Loggia, Brescia, 8 morti e 103 feriti. L'11 settembre del 1973, invece, in Cile, il governo socialista e democratico del presidente Salvador Allende è stato rovesciato da una giunta militare guidata dal generale Augusto Pinochet. Ha 53 anni e fino a quel momento era stato in Sicilia, a Corleone, come tenente, a combattere contro il bandito di Dio. Poi a Palermo, come comandante, a comandare la legione dei carabinieri e in Italia, la scomparsa del giornalista Mauro Bellini. Il 17 maggio 1976 si è aperto a Torino il processo alla banda armata denominata Brigate Rosse. Gli imputati di vari reati sono una cinquantina. I brigatisti lo dicono chiaramente, si dichiarano prigionieri politici. Rifiutano di difendersi di fronte allo Stato borghese e imperialista, perché la rivoluzione non si processa. Se un imputato rifiuta di nominare un difensore di fiducia, lo Stato gliene assegna uno d'ufficio. E allora i brigatisti minacciano gli avvocati, dicono che li considererà accetta, dando anche un forte segnale politico in quanto segretaria di partito, e si presenta in aula. Non ho quindi avuto esitazioni nel comprendere quello che dovevo fare. Come tutti, come donna, come madre, ho avuto e potrò avere momenti di dubbio e di paura. Penso che il coraggio consista nel superare la paura, non nel provarla. Ottobre, durante il sequestro Sossi, con lui è diverso. Il brigadiere della polizia Giovanni Saponara lo sta accompagnando al portone, su per una stradina stretta nella parte vecchia di Genova, quando tre uomini armati di pistole e di una mitraglietta Scorpion gli sparano alle spalle, ammazzando sia lui che il procuratore. Intanto, altri due brigatisti si sono avvicinati all'auto da cui il procuratore è appena sceso e inchiodano al sedile il suo autista, l'appuntato dei carabinieri Antioco Deianna. Quando arriva a casa, trova i brigatisti ad aspettarlo nell'androne davanti all'ascensore. Gli sparano 4 colpi in faccia. Non
ascoltatori, siete collegati con la redazione del GR2. Interrompiamo le trasmissioni per una drammatica notizia che ha dell'incredibile e che, anche se non ha trovato finora una conferma ufficiale, purtroppo sembra sia vera. Il presidente della Democrazia Cristiana, l'onorevole Aldo Moro, è stato rapito poco fa. Gli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro, coperti da un telo, sono due uomini sulla 130, un altro corpo è sulla macchina che seguiva. I carabinieri stanno facendo i rilievi, sono quattro morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. E sembra, mi dice ancora questo collega, che ringrazio, sembra che sia stato... Tutti sanno che Aldo Moro rappresenta un bene prezioso per il nostro partito. L'auspicio è che possa essere messa in atto ogni azione capace di far fallire lo scopo di questa criminosa e criminale attività. Non siamo di fronte alla lotta di una parte pur piccola di un popolo contro un'altra parte. Non è così. Siamo di fronte a un pugno di professionisti del terrorismo che si accanisce contro le istituzioni e le libertà nostre. Siamo di fronte a un piccolo gruppo di assassini che attenta alle istituzioni della democrazia italiana. Subito dopo il voto il Parlamento non si conceda vacanze, ma sia immediatamente chiamato ad approvare una legge eccezionale contro il terrorismo. Che la legge eccezionale contro il terrorismo comporti il ripristino della pena di morte per i delitti particolarmente efferati e l'applicazione del codice penale militare nelle zone e nei momenti... Di Aldo Moro, ahimè, nessuna altra notizia. Abbiamo trepidato ieri alla scadenza dell'ora fissata dagli uomini autocostituitisi giudici unilaterali e carnefici, e trepidiamo ancora, sempre sperando e pregando che sia risparmiata a Roma, all'Italia, al mondo e specialmente alla famiglia, agli amici, la consumazione del criminale annunciato misfatto. Io sono uno di quelli che sarà qualcosa a che fare con suo padre. Devo fare un'ultima comunicazione. Sì. Noi facciamo questa telefonata per puro scrupolo, perché suo padre insiste nel dire che siete stati un po' ingannati e probabilmente state ragionando su un equivoco. No, finora avete fatto tutte cose che sono non servono assolutamente niente. Sì. Noi crediamo che invece ormai i giochi siano fatti e abbiamo già preso una decisione. Nelle prossime ore non potremo far altro che eseguire ciò che abbiamo detto nel comunicato numero 8. Quindi crediamo solo questo, che sia possibile un intervento di Zaccagnini immediato e chiarificatore in questo senso. Se ciò non avviene, rendetevi conto che non potremo far altro che questo. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che, sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che ci competono, e vorremmo, appunto, siccome suo padre insiste, crede che, appunto, non siete intervenuti direttamente perché siete mal consigliati. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, che ci lasciano fare. Il problema perché ci tengono proprio prigionieri. No, il problema è politico, quindi a questo punto deve intervenire la Democrazia Cristiana. Noi abbiamo insistito moltissimo su questo perché è l'unica maniera per cui si possa arrivare eventualmente a una trattativa.
se questo non avviene nelle prossime ore. Ascolti, guardi, non posso discutere, non sono interessato a farlo, devo semplicemente farle questa comunicazione. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle. È il professor Franco Dritta? E chi parla? È il dottor Nicolai. Sì, Nicolai. È lei il professor Franco Dritta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa. Stai bene? Ha capito? Sì. Adempiamo alle ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare? Mi sente? No, se può ripetere il costituto. Non posso ripetere, guardi. Sì. Allora, lei deve comunicare alla famiglia, sì, che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro, sì, in via Caetani. Via? Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non può. Non può? Dovrebbe per forza. Per cortesia, no. Mi dispiace, ma... cioè, se lei telefona, non... verrebbe meno l'adempimento delle richieste che c'era, ce l'ha fatto espressamente il presidente. Parli con mio padre, la prego. Identifichiamo nella battaglia contro l'uccisione dell'onorevole Moro un'espressione conseguente della nostra identità politica. Ritenevamo inaccettabile che dei comunisti, che ponevano tra le proprie prime finalità la salvaguardia e la liberazione dei prigionieri, uccidessero un loro prigioniero. Più in generale, ritenevamo il complesso dell'operazione Moro contraddittorio con l'obiettivo di rafforzare l'antagonismo proletario. Siamo sicuri che a Roma non ci sia una via Gradoli in cui sia più probabile che possa esserci qualche cosa? E la risposta è stata, adesso non ricordo di chi, che sulle pagine gialle questo nome non risultava. E andate via queste persone, io sono andata a prendere il mio elenco telefonico e ho visto che questo... 4 gennaio. Un operaio, delegato sindacale dell'Italsider, iscritto al Partito Comunista Italiano, viene assassinato dalle Brigate Rosse. È il compagno Guido Rossa. Mi hanno chiamato. Chi di noi, lavoratori, così, per un fatto che il fare la spia, così come si crede a volte, ecco, forse non eravamo tutti completamente d'accordo con Rossa, col fatto... ed è stata una incomprensione nostra, ecco, non abbiamo capito che aveva ragione lui. E siamo un po' tutti qui con un po' di rimorso di coscienza per non essere stati completamente d'accordo con lui. E la partecipazione a questa manifestazione mi pare che sia anche un dire a Rossa: eravamo con te anche prima e siamo con te ancora adesso. Avevi ragione tu, scusaci tanto. Alla sede della DC di Piazza Nicosia. È una vera e propria azione di guerra, con un gruppo di fuoco di 15 persone che occupa militarmente l'edificio e prima di andarsene uccide gli agenti Antonio Mea e Piero Ollanu. Arrestano il capo della colonna torinese, Patrizio Peci, in circostanze che non sono state mai del tutto chiarite.
Il 12 dicembre 1980 le Brigate Rosse sequestrano un altro giudice a Roma. Si chiama Giovanni D'Urso. A Napoli, il 27 aprile 1981, un comando delle Brigate Rosse sorprende l'auto blindata della Regione Campania sotto la casa dell'assessore. Uccide l'autista Mario Cancello, uccide il brigadiere Luigi Carbone, che fa da scorta, C'è un concetto di fondo che apre il volantino. L'unico rapporto della rivoluzione con i traditori è l'annientamento. Cosa pensi di questo concetto? Il concetto potrebbe anche essere giusto, tanto penso che bisogna analizzare meglio la parola traditore. Che intendi? Cioè, non mi sembra un traditore. In base al processo proletario a cui sei stato sottoposto, in base a elementi emersi durante gli interrogatori, in base all'analisi di questi elementi fatta, le Brigate Rosse concludono il processo a Roberto Peci, condannandolo a morte per tradimento. Cioè, noi diciamo chiaramente che intendiamo porci appunto la responsabilità di un'intera esperienza davanti a tutta la società di questo paese. Io penso di avere la responsabilità di dire con chiarezza e senza nessuna incertezza che il tipo di organizzazione, di processo e di scelta che noi abbiamo fatto fin qui, oggi non ha più ragione di esistere. Questo il periodo che abbiamo vissuto finora è finito, è esaurito oggettivamente, e non è perché lo dica io. Io ne prendo atto e mi assumo la responsabilità che mi compete di essere stato un dirigente delle Brigate Rosse, di essere stato un militante fino a una certa data, mi assumo come fare nato l'intera storia delle Brigate Rosse. Come ci siamo assunti la responsabilità di aprire un discorso di lotta armata, così ci assumiamo la responsabilità di considerare e proporre questa considerazione, considerare questo periodo e questa storia chiusi. Però la mia vita di clandestino, quel periodo lì, era un po' abbastanza dura, per quanto mi riguarda, per me, questo caso qua. Era dura per due motivi, per tanti motivi. Il primo, appunto, mi trovavo in una città che non ero cresciuto lì, per cui ero un po' come un extracomunitario, cioè un emigrato, una persona che si sposta. E devi affrontare tutto, sia come parli, sia come ti atteggi, sia come situazione. Poi c'era un problema anche di carattere, cioè vivere clandestinamente, girare con una pistola, con documenti falsi. Quando se vai a portare la biancheria, le lenzuola, la lavanderia, deve dare non il documento falso che è ufficialmente sei in casa, un altro ancora, perché metti che per una cosa o un'altra, cioè tutta una confusione anche di nomi, avevo 5-6 nomi praticamente che utilizzavo per fare delle cose, persino nell'edicola, non comprare tutti i giornali lì, qualcuno si insospetta che compra giornali, 5-6 giornali politici, uno che si interessa del politico,
per cui anche quella lì poteva diventare un punto vulnerabile, to, per dirti, no? Allora prestavi attenzione anche a quello lì, prendavi due giornali da edicola e due... Innanzitutto bisogna partire da che cos'era, diciamo, l'Emilia, perché io vengo da Reggio Emilia, in quegli anni, cioè dove chiaramente, diciamo, la cultura comunista era la cultura fondamentale, dominante. C'era tutto un circuito sociale, diciamo così, che sostanzialmente erano le osterie, dove la storia, no? La storia soprattutto veniva raccontata in particolare dalle persone che l'avevano fatta, che erano in genere gli ex partigiani. E quindi, diciamo, noi ragazzi venivamo tutti comunque da famiglie comunque di sinistra, cioè i cui genitori o i nonni avevano partecipato alla lotta partigiana. E quindi, diciamo, ci formiamo una cultura che aveva un'idea storica, diciamo così, della storia del nostro paese, che aveva al centro due punti. Uno, che la resistenza era stata tradita, cioè nel senso che la lotta che i contadini, gli operai delle nostre parti avevano fatto non era per quel tipo d'Italia che ci trovavamo davanti negli anni 60. Quindi da una parte c'era questa idea della resistenza tradita e dall'altra parte c'era una cultura rivoluzionaria, l'idea che era possibile fare una rivoluzione nel nostro paese. Per rivoluzione pensavamo ad un cambiamento profondo e radicale della vita delle persone, anche della vita nostra. Il vero punto di svolta avviene a Pecorile, che è un piccolissimo paesucolo in provincia di Reggio Emilia, dove lì nell'estate, nell'agosto del 17-18 agosto, subito dopo Ferragosto, ci riunimmo un centinaio di persone che venivano dal CPM, da noi, e lì discutemmo in maniera chiara e precisa la necessità della scelta della lotta armata, cioè della lotta armata, cioè della violenza praticata da piccoli gruppi d'avanguardia. Questa era sostanzialmente la differenza tra noi e il resto del movimento in quella fase. Cioè per noi era giunto il momento di organizzarci in un certo modo, quindi clandestinamente eccetera eccetera, e compiere azioni che fossero fuori dal movimento, chiaro, cioè non erano, non so, i servizi d'ordine che già esistevano, che si muovevano nei cortei eccetera eccetera, ma erano azioni che venivano fatte, diciamo, a freddo. Bisogna dire che Dalla Chiesa era un capo esigente, durissimo nella sua azione di comando, di direzione, ma diciamo che era anche un uomo anche dolce, anche con delle qualità umane eccezionali. Io non sono contro la lotta armata, sì che si implicita così, Io sono contro manifestazioni di questo tipo fuori dal momento in cui sono necessari. E quindi il momento scatenante è qui, non c'è stato nessun cambiamento di linea politica da parte mia. Ancora oggi, se io tornassi in Latino America, riprenderei il mitra, perché so che purtroppo laggiù non c'è altra via. Ma è disperante vedere che anche nel mio paese si vuol correre verso situazioni di quel genere, quando sono ancora evitabili. In quel momento sentii la voce del mio maresciallo che mi gridava: attento, attento. Ebbi il tempo di voltarmi e vidi una cosa rossa, che era una bomba a mano, che volava verso di me. Istintivamente alzai il braccio sinistro. Questa bomba mi colpì in pieno il gomito sinistro e mi amputò il braccio. Fu la mia fortuna, perché il calore della bomba chiuse i vasi sanguigni, per cui non morì disanguato. Non caddi per terra, sparai con l'M1 in direzione della finestra. Si concluse il tutto con un mio puntato, che rimase ferito gravemente e morì 6 giorni dopo l'ospedale. E sul campo, diciamo, rimase una... Non esiste il capo delle Brigate Rosse, non è mai esistito, non sono io. Comunque non sono io questo capo, non esiste il capo delle Brigate Rosse. Erano dei dirigenti che ovviamente... una struttura centralizzata, strutture diversificate, ma non ha rapporti gerarchici al suo interno. Accetta, dando anche un forte segnale politico in quanto segretaria di partito, e si presenta in aula. Non ho quindi avuto esitazioni nel comprendere quello che dovevo fare. Come tutti, come donna, come madre, ho avuto e potrò avere momenti di dubbio e di paura.
Penso che il coraggio consista nel superare la paura, non nel provarla. Non solo lui stesso, ma tutte le persone dotate di un briciolo di intelligenza sapevano che era, sono perfettamente convinto che fosse il giornalista più esposto d'Italia, ma certamente uno dei più esposti. Di questo lui era perfettamente consapevole e ne eravamo tutti. Scelgono Moro perché Moro appunto nella loro visione utopistica e fasulla del mondo rappresenta quello che unisce il partito della rivoluzione al partito della conservazione, quindi il più pericoloso, perché se il partito, i due partiti di governo si mettono d'accordo, il sogno della rivoluzione scompare completamente. Noi identifichiamo nella battaglia contro l'uccisione dell'onorevole Moro un'espressione conseguente della nostra identità politica. Riteniamo inaccettabile che dei comunisti, che ponevano tra le proprie prime finalità la salvaguardia e la liberazione dei prigionieri, uccidessero un loro prigioniero. Più in generale, ritenevamo il complesso dell'operazione Moro contraddittorio con l'obiettivo di rafforzare l'antagonismo proletario. Siamo sicuri che a Roma non ci sia una via Gradoli in cui sia più probabile che possa esserci qualche cosa? E la risposta è stata, adesso non ricordo di chi, che sulle pagine gialle questo nome non risultava. E andati via queste persone, io sono andata a prendere il mio elenco telefonico e ho visto che questo omicidio di Aldo Moro ha provocato un trauma fortissimo nello Stato, in quanto forse penso che abbia provocato una maggiore sensibilizzazione al problema, che era vissuto sì in maniera di emergenza, ma non in quel modo. Moro è stato un trauma perché ha avuto anche dei riflessi politici sconquassanti all'interno del sistema istituzionale, anche all'interno della stessa Democrazia Cristiana, per cui il governo ha reagito ricostituendo un'esperienza che aveva avuto la sua efficacia anche in passato, che è quella della Chiesa. La ratio della costituzione del nucleo speciale della lotta al terrorismo della Chiesa nasce da questa emergenza, indubbiamente. Di essa fanno parte 150 carabinieri, un nucleo di funzionari e di agenti della Polizia di Stato e un gruppetto di finanzieri orientato non esattamente all'interno della struttura per le indagini patrimoniali e anche qualche elemento di contatto dei sismi del servizio militare. Contro diversi obiettivi, diverse categorie, tipo un certo tipo di magistratura, fondamentalmente il Ministero della Grazia e Giustizia e l'antiterrorismo dal punto di vista carcerario e l'antiterrorismo dal punto di vista operativo, la Democrazia Cristiana, alzando anche non più il livello, perché non era quello il problema dopo il sequestro Moro, ma alzando, come dire, la capacità di impatto sulla struttura, perché a quel punto essere democristiani diventa una cosa dura, difficile, complicata, e che può incidere, diciamo, sul morale delle truppe avversarie, sul piano politico e sul piano anche della partecipazione personale, cioè il discorso che facevamo sempre, lasciate per... Quando appare chiaro che trattativa e scambio di prigionieri non ce ne sarà, avviene anche una consultazione interna alle Brigate Rosse sul come concludiamo, emerge anche una posizione, ma molto minoritaria, pochissime persone che dicono liberiamolo, perché facendo una serie di valutazioni politiche, mentre l'assoluta maggioranza, ben oltre il 90% direi, sostiene l'idea che questa mossa è stata già fatta con Mario Sossi 4 anni prima e nessun partito politico, nessuna guerriglia può fare sempre la stessa cosa, anche specie quando fare la stessa cosa significa cedere senza condizioni. Non c'erano mai stati traditori fino a Pesci, nelle Brigate Rosse. C'erano stati tentativi di infiltrazione tipo Pisetta, tipo Frate Mitra, che avevano portato a degli arresti, ma
non c'era mai stato il compagno che poi tradisce. Questo crea intanto una rottura nella tranquillità psicologica di ognuno di noi, perché a quel punto quello che hai a fianco a te nel momento dell'arresto non sai più cosa fa. Questo comporta meno tranquillità psicologica e comporta più necessità di raffinare le tecniche di compartimentazione, si diceva, cioè il non far sapere se non lo strettamente necessario a chiunque. Noi che siamo stati le Brigate Rosse siamo qui in carcere, quindi fuori non ci sono più Brigate Rosse. E quindi non si poteva, la valutazione è questa, non si poteva lasciare la sigla Brigate Rosse a disposizione del primo che volesse raccoglierla. Fosse pure un compagno in buona fede, ma chi mi garantisce chi è? E di lì cominciano i colloqui dei carabinieri con Peci, che in un primo momento non parla con la magistratura. Il primo aprile 1980, di mattina prestissimo, ricevo una telefonata ed è un maresciallo dei carabinieri capacissimo, collaboratore di Dalla Chiesa fin dalla primissima ora, che mi avverte che Peci vuole parlare con dei magistrati. Allora si va a Cambiano, i primi interrogatori di Peci sono alla caserma dei carabinieri. Ricordo perfettamente il giorno della mia cattura, certo. Era una bella giornata di primavera, dovevo vedere Moretti e con lui dovevamo vedere questi tre giovani che aspiranti che volevano entrare nelle Brigate Rosse. L'appuntamento mi pare fosse alle 3 del pomeriggio. Mi è sembrato di vedere, mi ricordo perfettamente l'immagine, un giovane con una coppoletta che sfilava dietro un pulmino. E ho detto a Moretti, mentre bevevamo il caffè, ma guarda, un po' come battuta, non sarà mica che quello che non arriva ci ha mandato, invece di venire lui ci ha mandato la polizia. E Moretti mi ha detto, ma cosa vai a pensare? Se tutte le volte che uno entra, che vede qualcuno entrasse in paranoia, usciremmo tutti pazzi. Non potremmo vivere 5 minuti in giro per una città. E invece avevo ragione io, perché poi siamo usciti dal bar, abbiamo girato l'angolo e ci sono saltati addosso. Ci sono saltati addosso, devo dire, molto professionalmente, nel senso che prima ancora di riuscire a capire cosa fosse successo, eravamo immobilizzati a terra. Ricordo benissimo l'anno con il maggior numero di omicidi carcerari che forse la storia italiana ricordi, o che io personalmente possa ricordare. Mi mette molta agitazione un po' a raccontare queste cose, ma per esempio è stato arrestato a Milano, mentre io ero in carcere a Cuneo, un ragazzo tal Soldati. Appena arrestato sono stati molto malmenati, e pare si sia lasciato andare a delle confessioni, che poi ha ritrattato. È arrivato a Cuneo, è messo, come quando un carcerato arriva, nelle celle di isolamento, in attesa di andare in sezione. Dalle celle di isolamento Soldati ha scritto una lettera ai compagni in sezione dicendo: io al momento dell'arresto ho avuto un crollo in conseguenza anche un po' delle violenze, insomma ha cercato di scusarsi dicendo in effetti ho fatto qualche ammissione, chiedo naturalmente perdono di questa cosa e soprattutto chiedo di essere giudicato dai compagni, perché io riconosco solo ai compagni il diritto di giudicarmi. Quasi certamente la direzione ha preso visione o ha intercettato la lettera, anzi certamente, e che comunque è arrivata in sezione. Subito dopo
soldati è stato mandato in sezione, non nella mia sezione ma al piano superiore. Lì, durante una riunione in camerata, è stato in effetti giudicato e condannato a morte ed è stato ucciso subito. E qui sono certamente un cascame delle Brigate Rosse, però un cascame minimo, insomma, no? Rispetto alle Brigate Rosse che avevano un'area di consenso di circa 300.000 persone e che avevano un'organizzazione fortissima, questi non hanno niente. Fanno qualche rapina per mantenersi. Io sarei tentato di dire che il terrorismo attuale è una parodia del terrorismo degli anni di piombo. Però tutto è possibile, magari si può darsi che ci sia una fiammata di nuovo. Questo mi pare, quelli che ci sono mi pare che sono penose, insomma, uccidono solo qualche sindacalista indifeso. Insomma, questa uccisione per esempio di Biagi, che cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono delle frange che devono sopravvivere ad ogni costo e che cercano di sopravvivere con i minori. In particolare l'attenzione si è soffermata sulla ricostruzione di una scheda che, oltre ad aver effettuato telefonate di rivendicazione, aveva effettuato un'altra serie di telefonate. Gli accertamenti si sono protratti per lungo tempo, perché in effetti c'è da dire che neanche la Telecom aveva la consapevolezza di poter ricavare questo dato. Fino a che non abbiamo trovato il motivo per cui Nadia Desdemona Lioce e Mario Galesi avessero la disponibilità di quel biglietto. Avevano portato in riparazione nel gennaio del 2003 una di quei computer Palmari che avevano con loro al momento del loro arresto. Subito abbiamo cercato di tirare fuori tutto quello che ci poteva essere di utile, sia con il ricordo degli impiegati, sia quanto risultava da questa scheda, dove c'era annotata a margine un'utenza telefonica. Ne aveva 40 quando decise di entrare nelle BR, un caso raro anche per l'età in cui è avvenuta quella scelta. Che cosa la spinse a compierla? Fondamentalmente la convinzione che si assistesse al crollo di un ordine vecchio di cose, che fosse in atto un processo di degenerazione, di decostruzione della società e dei suoi valori così come li conoscevamo, e che occorresse in questo intervenire per essere protagonisti di una svolta, di un cambiamento radicale. Era un voler esserci nel momento in cui questa società si stava distruggendo. Ecco, questo suo privilegiare l'aspetto della distruzione rispetto invece a quello creativo risulta un po' singolare, trattandosi, come nel caso suo, di un ideologo. Sembrava che fosse in atto un processo di questo genere. Quindi c'era la percezione di un grosso sommovimento che mandava in frantumi delle cose, rispetto al quale essere protagonisti voleva dire entrarci dentro. E entrarci dentro purtroppo ha assunto per me e per altri poi come unico contenuto possibile e positivo di questo entrare dentro nelle cose la violenza, cioè un'ulteriore carica distruttiva. Però io vivevo, e credo anche altri con me, questo senso di mutamento, di trasformazione, di crisi profonda, come quando, non so, un animale cambia la pelle, un serpente cambia, e allora è il momento in cui i nervi escono allo scoperto, in cui tutto diventa più crudo, più crudele, più deciso. E quindi, se questo
questa sensazione era una sensazione, non era una sensazione ideologica, era proprio una sensazione quasi fisica, rispetto alla quale entrare nel BR ha voluto dire, per esempio, abbandonare una famiglia, dei figli. Come mai? Ma perché questa realtà sembrava una realtà piccola e limitata in confronto a quest'altra grossa realtà, che, a questa valanga che sembrava arrivare e travolgere tutto e tutti. Ecco, ecco, mi permetterei di osservare che quel voler entrare dentro, sì, come dice lei, a quella, sì, situazione, sì, sì, per favorirne l'annientamento, la distruzione, sì, corrisponde poco al progetto di un ideologo, il quale è tutto, voglio dire, proiettato invece nell'immaginare l'alternativa, il diverso, il nuovo. Ecco, questo non c'era e in me non c'è mai stato. Io non ho mai avuto una particolare capacità di immaginare il nuovo e non mi sono mai applicato a questo. E non ho mai contribuito a uno scenario nuovo e positivo, eccetera. No, direi che c'era più al fondo una visione tipo apocalittico che non una visione proiettata verso il futuro. Allora qui va fatta subito giustizia di qualcosa. Questa sua immagine di ideologo, non dico da lei usurpata, ma tuttavia in qualche modo chiarita, forse le è stata male attribuita. Sono due discorsi diversi. Secondo me è stata male attribuita, e io dico chiaramente che sopporto, accetto il fatto che per mille motivi mi venga attribuita l'etichetta di ideologo del BR, cosa che non sono mai stato. Però questo ormai è inevitabile, questa etichetta è inevitabile, pazienza. Però la domanda richiede un'altra risposta, e cioè che, a mio parere, e i documenti credo lo dimostrino, l'ideologia delle Brigate Rosse in ogni caso era più volta agli aspetti di un mondo in crisi che non agli aspetti di un mondo da costruire. Lei ha scelto la clandestinità a metà dell'80 e dopo che era stato assolto dall'accusa di banda armata. Sì. In quell'occasione la sua figura di brigatista era già nota. Sì. Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, che allora comandava l'antiterrorismo, commentò la sentenza con queste parole: l'ingiustizia che assolve. Guardi, rispetto a questo è vero, sono stato assolto ingiustamente rispetto alla realtà delle cose, però continuo a ripetere molto serenamente che con quell'istruttoria e con quel processo un giudice non poteva fare altro che assolvere. Professor Fenzi, l'averla scampata bella, per così dire, non era una buona ragione per farsi da parte, per chiudere con la lotta armata? O al contrario, fu proprio lo strumento per ricominciare? No, in realtà è stato un passaggio decisivo quella soluzione. Io ho abbastanza senso delle cose per capire che come sarebbe andata. Ricordo benissimo che durante il processo ho avuto un colloquio con mia madre in carcere a Marassi, a Genova, e poi anche in altro colloquio. Mi ricordo che mia madre, che non sapeva nulla di tutte queste cose, così molto apprensiva, diceva: andrà bene, andrà male, e io sorridendo ho detto: io spero che mi condannino a un qualche numero di anni non troppo alto, 5, 6, perché così quando uscirò potrò dire che io ho già dato e nessuno mi verrà più a cercare, mentre se mi assolvono certamente le cose andranno molto peggio e finirò in guai peggiori. Questo "ho già dato", che è molto genovese, sì. C'è una riflessione probabilmente da fare. Non mi sembra che la sua fosse proprio un'ansia di espiazione, quanto piuttosto un bisogno di cavarsela col sacrificio minore, ecco, col prezzo minore da pagare. Ma no, l'ho riferita un po' anche come battuta, nel senso che vedevo che le cose sarebbero andate così e che in quel momento non avrei potuto fare altro, perché ero convinto di quello che facevo. Eppur mettendola appunto in battuta, ero convinto di quelle scelte e sapevo che le avrei fatte nonostante le difficoltà, nonostante i problemi familiari, nonostante tutto. Sapevo che le avrei finite per farle perché ne ero profondamente convinto. E quindi pensavo che niente mi avrebbe in quel momento mi avrebbe potuto fermare. C'era come una sorta di fatalità forse in questo, però ero
razionalmente convinto. Il suo status di intellettuale le procurava qualche vantaggio all'interno dell'organizzazione? Voglio dire, lei poteva pensare piuttosto che sparare? Oppure, come lei stesso ha ammesso riguardo al ferimento dell'ingegnere Castellano del PC, le regole del gioco le imponevano di testimoniare anche con le armi? Io non desideravo che non contasse nulla, in questo sono molto sincero. Io desideravo fare il militante, quello che dispregiativamente viene detto il manovale. Non avevo nessuna ambizione da ideologo. Non a caso andava a distribuire i volantini. Sì, non volevo questo e non ho neanche mai cercato. Le cose poi, per una serie di circostanze, sono andate come se questo statuto di intellettuale mi avesse protetto e riparato, e probabilmente forse è stato così, ma più per un insieme di circostanze, per un concorso di circostanze, che per una precisa scelta o volontà. Ecco. Per esempio nella prima fase genovese, essendo io molto esposto, avendo molti studenti all'università, essendo esposto poi nelle assemblee pubbliche, con le mie posizioni aperte, ecco, allora ero tenuto in disparte rispetto alla colonna genovese dei brigatisti che io non conoscevo, avevo rapporto solo con uno o due che poi erano i capi della colonna, e questo di fatto si configurava come un privilegio dovuto a questo statuto. Professor Fenzi, credo sia così poco credibile da parte dell'opinione pubblica questo suo ruolo, questo suo desiderio soltanto di restare nel ruolo di semplice militante da indurmi a mediare una curiosità diffusa. Lei partecipava all'elaborazione di documenti brigatisti? No. Mi saprebbe dire come avveniva la stesura dei testi, tenendo conto che occorreva rispettare le norme della clandestinità e della compartimentazione? Non lo so come avvenisse, perché io non ho mai partecipato alla stesura di testi brigatisti, salvo uno, in cui ho del resto partecipato solo discutendone, ma non scrivendolo, e in maniera molto, molto relativa, e questo documento è stato redatto in carcere. Ed era un documento che ha avuto molta importanza nella storia delle Brigate Rosse e del Movimento, quello che si intitolava Soggettivismo e Militarismo, un documento critico nei confronti delle Brigate Rosse, prodotto essenzialmente da Curcio e Franceschini nel carcere di Palmi. Io ero in cella con loro, e la stesura di questo documento ha occupato circa un mese, e tutti i pomeriggi, tutte le sere si discuteva dei contenuti di questo documento. Su alcuni punti io non ero affatto d'accordo, ma questo non ha influito molto. Si discuteva, ma chi l'ha scritto, è stato Curcio e Franceschini, e ho assistito da vicino all'elaborazione di questo documento, che poi è stato fatto proprio da tutta l'organizzazione, specialmente quella in carcere. Senta, professore. Le risoluzioni brigatiste sono state, e in buona misura sono ancora, un rovello per gli inquirenti. Il loro linguaggio viene analizzato ormai con la scientificità di un semiologo. Lei come le giudica? Le ha mai criticate? Ha mai osservato che erano incongrue, superficiali, mistificanti, mitologiche? Sì. Questo lo posso dire senza... Non sono mai stato un... Ecco, la dichiarazione mi rende conto è molto antipatica e può anche sembrare snobistica o sciocca. Io non sono mai stato un gran lettore di documenti brigatisti. Devo dire che, per esempio, ho scoperto che migliori lettori, infinitamente migliori di me, erano i giudici che poi mi interrogavano, i quali mi interrogavano sulla base dei documenti brigatisti. Dicevano, ma come, nella direzione che ha stabilito l'organizzazione del 72 si dice che... E d'altronde come si può negare che quella fosse la vostra strategia? Certo, no, erano più che altro forse problemi organizzativi, ma io ero un lettore molto molto disattento e anzi spesso non leggevo queste cose. E ho anche un curioso, tra l'altro, riscontro di questo. Quando è uscito il volume famoso L'Ape e il Comunista, che costituiva un po' la summa di questo pensiero brigatista, mi ha scritto Franceschini dal carcere di Palmi dicendo: hai visto, cosa ne dici, è il risultato del lavoro di anni e anni, cominciato infatti alla Sinara molto tempo prima e poi arricchitosi di via via per strada di contributi. E io gli ho risposto dicendo: io non l'ho letto e non lo leggerò perché è un libro troppo kitsch per i miei gusti.
E ho la lettera di Franceschini che mi risponde molto seccato, dicendo ma che cosa vuoi dire, sei pazzo, eccetera, eccetera. Ecco, c'è in quello che lei dice una vaga sfumatura elitaria. Sì, lei probabilmente, certo. La confesso, però io non mi piaceva quel linguaggio. Dietro quelle decisioni c'era un dibattito, professor Fenzi, come venivano scelte le vittime? Che cosa ne sapevano i componenti del comando incaricato di ucciderle? Erano a conoscenza del perché era stato decretato la loro fine o no? Capitavano per certamente delle cose stranissime. Io, ecco, un piccolo episodio, perché poi la mia cronaca poi è fatta di piccoli episodi. Io ricordo che a Genova un comando è andato in una delegazione per ferire un rappresentante della Democrazia Cristiana, sulla base di un documento già fatto, di una traccia di volantino, in cui si dipingeva questa persona come il portatore in una situazione periferica di diaboliche strategie del potere, di disegni malvagi, di cui lui sarebbe stato l'agente, in qualche maniera, in una zona, mi pare a Cornigliano, in una zona operaia. Questi sono andati a fare una prima un'inchiesta, o forse proprio per ferire questa persona, e si sono trovati davanti una persona di mezza età con una piccola automobile sgangherata che viveva in una casa popolare, che solo a vederlo vanificava quel pomposo documento su questo famigerato nemico del popolo che avrebbe dovuto essere colpito, e questi hanno detto no, questa proprio è una cosa assurda, non la si può fare. E questa pare brava persona, che viveva e lavorava in fabbrica come tutti gli altri, e che era semplicemente un attivista della sezione locale della DC, non è stato colpito. Ma proprio a posteriori, proprio perché è sembrata una cosa veramente, veramente inaccettabile. Ecco, è avvenuto anche questo, voglio dire. Però sulla base, l'aneddoto, cioè il fatto è abbastanza, secondo me, interessante, perché poi mostra questa schizofrenia tra la realtà e le conseguenze di un modo di ragionare appunto ideologico astratto. È imbarazzante dover pensare che, poniamo, cito a caso, Casalegno, Tobagi, Bachelet, non si siano salvati in virtù di una macchina non sgangherata di un appartamento non popolare. Certo, ma perché in altri casi ci sono stati meccanismi diversi. D'altronde abbiamo convenuto entrambi, per quello che può contare ovviamente, che stiamo parlando di una storia di delitti, e quindi non stiamo cercando esemplarità in senso buono o cattivo rispetto a quella o quell'altra uccisione. Certo, ma se stabiliamo che sono delitti, sono appunto delitti, e nell'insieme configurano una storia aberrante, una storia criminale, una storia che è stata sconfitta nella coscienza della gente, che è stata sancita questa storia da un giudizio morale diffuso, e che non appartiene solo a noi, ma alla maggioranza del popolo italiano. E quindi è secondo me l'insieme che va giudicato, non sta a me a dirlo certamente, ma con molta pietà per ognuna delle vittime, e senza ripercorrere poi il calvario delle giustificazioni interne, perché allora si finirebbe davvero a fare una categoria di delitti. È curioso e forse anche emblematico che lei, il cosiddetto ideologo, vada a toccare un punto che è stato in un modo molto sofferto toccato qualche giorno fa durante un'intervista con un giovane terrorista pentito, ed è il problema del linguaggio. Lei lo chiama linguaggio morale, l'altro diceva semplicemente la parola, e raccontava in un modo straziante come a questi ragazzi fosse venuta meno la parola per dire agli altri chi erano, per dirsi l'un l'altro che cosa volevano. Ecco, come può una rivoluzione essere priva di parole? C'è stata una sconfitta sociale del terrorismo, c'è stata una sconfitta politica, c'è stata una sconfitta militare, e c'è anche stata certamente questa enorme e secondo me molto importante, determinante sconfitta di tipo, ma chiamiamola, sul piano della parola, sul piano della comunicazione. E questa sconfitta, la parola è un po' troppo abusata, diciamo sul piano culturale.
e questo movimento era un movimento rivoluzionario, bene o male nato dalle grandi speranze, dai grandi movimenti del 68. Quindi era un movimento che raccoglieva e presumeva di portare a radicalità estrema tutta una serie di tensioni che investivano non solo la sfera strettamente politica, ma la sfera della vita, dell'esistenza, dei suoi valori, dei suoi contenuti. Quindi che avrebbe dovuto inventare, come le grandi rivoluzioni inventano, una nuova moda, un nuovo linguaggio, dei nuovi costumi, delle nuove espressioni, delle nuove idee, delle nuove immagini. Ecco, questo non è avvenuto nella maniera più radicale e più clamorosa, e questa è stata una delle sconfitte più atroci, perché io posso anche pensare a delle rivoluzioni sconfitte, a dei movimenti in una certa fase sconfitti dalla forza militare, dalla politica, da tante cose, ma se un movimento è un movimento genuino, che nasce davvero dal popolo e da esigenze profonde, non può non incidere, non innovare, non lasciare qualche cosa. Io sfido a trovare oggi che cosa in questo campo hanno lasciato le Brigate Rosse. Cioè, credo che davvero, anche su questo campo, e in questo campo in maniera molto chiara ed evidente, si misuri la loro sconfitta. Lei ha partecipato al ferimento di Castellano del PC. Nella mitologia brigatista quella fu una operazione esemplare che poi si rivelò essere di tutt'altro significato, di tutt'altro valore, di tutt'altro segno. Ce ne vuole parlare? Sì, mi pesa davvero molto. Voglio dire, rimanendo nell'ottica di allora delle Brigate Rosse, l'ingegner Castellano era dirigente del Partito Comunista, che allora era a fianco degli operai in lotta, in sciopero contro la ristrutturazione del gruppo Ansaldo, e nello stesso tempo era una delle intelligenze più determinanti di questa stessa ristrutturazione. Questa azione ha evidenziato questo fatto, che era sconosciuto, credo, non so bene, ma credo che fosse sconosciuto, e ha provocato, sembra, un certo shock nella fabbrica, nella base del Partito Comunista, nella base operaia. E è importante questo, perché sulla base di questo shock le Brigate Rosse hanno fatto delle analisi trionfalistiche, dicendosi convinte di aver toccato un nervo, di avere colpito giusto per dimostrare alla classe operaia chi erano i suoi veri alleati e chi erano i suoi nemici. La fallacia di tutto questo ragionamento sta però in una verifica che c'è stata, che all'Ansaldo non c'è stato nessun reclutamento e dopo quell'azione per le Brigate Rosse c'è stata assolutamente terra bruciata. Professore, poi le BR hanno ucciso Rossa. Beh, ecco, in maniera sintetica, è una storia in cui credo si può vedere come dentro una certa logica quello che prevale alla fin fine è il peggio. E sono convinto della versione accettata dei fatti per cui l'uccisione sarebbe stata opera di un brigatista che si è attardato ad ucciderlo dopo che Guido Rossa era stato ferito, cioè che ha voluto, come dire, forzare la situazione, che ha voluto esasperare questa cosa. Il volantino di rivendicazione, diceva, è stato un errore. È una delle, che io sappia, delle pochissime volte in cui questo è avvenuto. E quindi era un volantino contorto e mal, e che tradiva un'enorme difficoltà. Poi è prevalsa una logica un po' galeotta. Cosa fatta? Capo A, l'organizzazione, quel che fa, bisogna in ogni caso difenderlo, e un po' per volta questa cosa è stata così, non dico esaltata, ma quantomeno censurata, non se ne è più discusso. È difficile accettare questa obiettività, perché dire è stato un errore è un modo implicito di accreditare in qualche modo le azioni diverse.
precedenti e seguenti. Certo, sì, sì, questo è vero. Comunque il volantino parlava di errore. Io credo che la meccanica sia stata questa. E la cosa che fa riflettere, in ogni caso, una delle cose che possono far riflettere è come all'interno di questa organizzazione così militare e così precisa e così superba dei suoi meccanismi potesse in realtà avvenire una cosa del genere, potesse imporsi e passare. Non a caso alguni terroristi o pentiti o dissociati parlano di questo momento come di un momento di impazzimento generale, di allucinazione collettiva, di visione, come dire, schizofrenica della realtà. Ora mi aiuti, professore, a capire se non nascesse anche dall'incapacità di giudicare questa stessa catena di delitti e di connetterli tra loro con la strategia, il fatto in qualche modo di continuare per quella strada con una sorta di tragica ineluttabilità e fatalità. Sì, 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 è certamente così. Tornando a Guido Rossa, io direi, non so che è difficile usare un certo tipo di parole, ma che quell'uccisione è stata veramente un'uccisione, il dispetto, ecco, dovuta al dispetto, alla frustrazione di fronte a una classe operaia genovese alla quale si erano indirizzati tutti gli sforzi di reclutamento delle Brigate Rosse e che si era dimostrata praticamente impermeabile a queste profferte, a questa propaganda. E quindi dopo, perché non bisogna dimenticare che a Genova, come a Torino, e forse diversamente che in altri posti, l'obiettivo era la grande fabbrica, erano gli operai, c'era questo mito della fabbrica, degli operai, della classe operaia. Non si ragionava in termini molto diversi, ma c'era questa ossessione. E diciamo così che l'uccisione di Guido Rossa è stata veramente qualcosa di tragico, che ha sigillato proprio questa storia, l'ha chiusa nella maniera peggiore possibile. È stato, vista con le ragioni del poi naturalmente, è stata la missione veramente feroce e dico dispettosa di una sconfitta. E infatti ha chiuso questo omicidio ogni possibile discorso nella classe operaia genovese. Può dirmi se c'è stato un momento in cui lei ha immaginato, o soltanto sognato, che la lotta sarebbe stata vinta? E se sì, quando, in quali circostanze, no, attraverso quali analisi? No, no. Io non ho mai respirato questa aria o avuto spiragli su un futuro. Devo dire che, ecco, questo lo dico agghiacciando ancora adesso, ma l'unico, sono sincero e onesto, l'unico spiraglio su questo futuro sta forse nelle frasi di un brigatista ammiratore di Pol Pot, il quale diceva: io, se mai vinceremo, non voglio cariche, onori, nulla, voglio solo che mi sia dato l'incarico di far fuori i nemici, tutti quelli che devono essere fatti fuori. E ci sarà un duro lavoro, perché saranno svariati e svariati milioni di persone che andranno eliminate. Ecco, io questo vorrei fare dopo. Quando lei incontrò in carcere Renato Curcio, nacque tra voi, per così dire, teste d'uovo, un dibattito a livello ideologico? E se sì, su quale terreno vi incontraste? Io mi sono trovato personalmente molto più in sintonia con Franceschini che con Renato Curcio, con cui del resto abbiamo discusso certamente, però su un piano personale ricordo molto più le discussioni con Franceschini. Le discussioni che aveste a Palmi con, sì, Franceschini, Palmi, e sì, anche Toni Negri. E anche Toni Negri, sì, c'è stata qualche discussione che io ho anche descritto. Era un rapporto molto particolare questo, certo. Negri è stato un cattivo o un buon maestro? Guardi, io, ma
È una definizione giornalistica e quindi mi secca un po' aderire a questo tipo di etichette, ma mi prendo le mie responsabilità. Direi un cattivo maestro, però direi anche che Negri, non so, posso dire, secondo me la posizione di Negri è quella di chi dice: ah, come sono perseguitato, mi si accusa di essere il capo e il mandante ideologico di tutto quello che è avvenuto in Italia negli anni 70. Che tremenda ingiustizia. E mentre dice questo, in qualche maniera vuol far capire che è proprio così, che è vero, mentre non è vero. Cioè, mi sembra che nel bene e nel male ci sia una sopravvalutazione. Negri è, secondo me, più innocente di quel che lui stesso pensa di molte cose. Questo salvo poi quelle che possono essere o meno le sue responsabilità concrete, che non conosco, perché io l'ho visto in carcere e non ho mai avuto nessun rapporto con lui. Ma il giudizio complessivo che io do è questo. Qualcosa del genere deve esserle sfuggito anche ai tempi del carcere. Si dice che a causa dei suoi discorsi Negri avrebbe corso il rischio di essere addirittura ucciso. Sì. È vero? Sì, sì, è vero. E chi avrebbe potuto dare un ordine simile? Per quale motivo? Il motivo è un insieme di motivi. Io ho l'impressione, ma non ho poi seguito e capito bene, che dopo il 7 aprile ci sia stato un grosso divorzio dai movimenti di estrema sinistra, di tutta un'ala radicale intellettuale. E il prezzo di questo distacco è stato: salviamo il 7 aprile e diamo in testa le Brigate Rosse. Ecco, nel carcere questo si è avvertito. Si è avvertito che attraverso l'operazione 7 aprile, l'operazione vuol dire da sinistra, della difesa del 7 aprile, che è l'operazione di autodifesa di Negri, come veniva impostata tutta la difesa di Negri del 7 aprile, è stata interpretata come una grossa operazione di sganciamento, che secondo me, ripeto, forse sono confuso perché non ho poi delle... Però questa operazione di sganciamento è avvenuta tanto dentro il carcere, quando i detenuti dell'area, diciamo 7 aprile, hanno teso sempre a distinguersi come buoni dai detenuti cattivi delle Brigate Rosse, e sia fuori, in cui, perché nel momento che delle persone difendevano il 7 aprile dovevano dire: noi le difendiamo, ma possiamo difenderle perché condanniamo decisamente i crimini delle Brigate Rosse. Quindi si è creata una polarizzazione tra sinistri buoni e sinistri cattivi. E questo fuori appartiene a una normale dialettica e polarizzazione di forze, di schieramenti anche intellettuali e politici, ma nel carcere queste cose hanno un impatto immediato, concreto. E nel carcere questo viene vissuto in termini drammatici, è come essere in una trincea, in prima linea nel momento dell'attacco. Uno non può chiamarsi fuori, anche se magari è fuori per tante cose. È una situazione difficile. Professore, fatto lo scenario, ecco, vuole tornare gentilmente all'episodio. Credo che su Negri si è concentrato tutto questo. Si è concentrato tutto questo. Quindi Negri per molti era l'emblema del traditore, l'emblema dell'intellettuale venduto, l'emblema dell'intellettuale che nel momento della difficoltà scendeva a patti con lo Stato. Negri, attraverso alcune sue dichiarazioni, ha del resto tranquillamente avallato questa impostazione. E io ho ricordato, c'è stata una lunga intervista di Toni Negri in cui diceva allo Stato: ma che Stato, tu non capisci quale errore hai fatto colpendo me, io sono un uomo di confine. Sono l'uomo che vi media le tensioni tra lo Stato e una fascia di potenziale, di eversione, che in qualche maniera però ha bisogno o deve essere in qualche modo tenuta sotto controllo. Io vi faccio da filtro. Io forse non uso le parole esatte, ma Negri ha rilasciato durante il carcere delle interviste di questo tipo, e quindi rivendicando questo suo ruolo. Quindi veniva visto, di una mentalità poi brigatista, veniva visto doppiamente come nemico, come il peggior nemico. Professore, perché non fu ucciso? Ma
non fu ucciso perché tutto questo poi alla fin fine, secondo me, appariva troppo ideologico, e perché all'esterno sarebbe stato inspiegabile una cosa del genere, perché per la maggioranza degli italiani Toni Negri era pur sempre il leader dell'autonomia, perché non c'erano dei motivi concreti così precisi per farlo, perché era troppo difficile farlo e poco giustificabile in quella situazione. E quindi per un insieme di cose. Penso che non sia avvenuto proprio per un calcolo di tipo politico, mentre i più ingenui tra le Brigate Rosse e tra i detenuti comuni erano pronti a questo, perché dicevano: ma come? Lui è il nemico, rappresenta in questo momento il traditore, è qui, facciamolo fuori. Ecco, i più avvertiti si rendevano conto che poi questa era un'enormità che non sarebbe poi stata né spiegabile facilmente né che poteva passare così in maniera... Apriamo un altro capitolo. Quando lei si avvicinò alle BR, sia pure da irregolare, che cosa sapeva dell'attività di suo cognato Giovanni Senzani, oggi un irriducibile? Non sapevo praticamente nulla. Sapevo che aveva dei rapporti, però la scoperta del suo pieno coinvolgimento è stata una sorpresa anche per me. Lei sentì mai parlare di rapporti tra Senzani e la Camorra? No, non ho sentito mai parlare, però nella mia esperienza carceraria ho potuto constatare che la Camorra, che si chiamava in particolare Acutolo, cioè i cutogliani in quanto tali, si consideravano non tanto una banda criminale quanto un movimento sociale, una realtà sociale, con forti connotati antistatali ed eversivi e forti contenuti di solidarietà popolare. Ho trovato una fortissima simpatia da parte di questi camorristi verso le Brigate Rosse, fortissima, quasi un'adesione. Mi riesce difficile immaginare, ancora oggi, se devo dire la verità, per certi aspetti, anche se oggi meno che in passato, una presenza delle Brigate Rosse, cioè di un gruppo eversivo, in una realtà come quella napoletana, senza in qualche maniera dei rapporti con organizzazioni come per esempio quella di Cutolo, come quella che era di Cutolo. Lei e Moretti siete stati arrestati a Milano il 4 aprile 81. Il 27 aprile, cioè 23 giorni dopo, le BR di Senzani rapiscono a Napoli l'assessore regionale Ciro Cirillo. Lei sapeva che si preparava questa operazione? Non verso Ciro Cirillo, sapevo in generale che la colonna di Napoli aveva in mente qualche grossa azione per inserirsi nelle contraddizioni del dopo terremoto. Ecco, lo svolgimento dell'operazione e le sue fasi successive, con il pesante coinvolgimento, si è detto, di servizi segreti, di uomini politici, della Camorra, sì, le hanno fatto sorgere dei dubbi o no sulla figura di Senzani? Dal giudizio che me ne sono fatto, no. Sul ruolo di Senzani non mi sono venuti particolari dubbi, perché mi sembra che sia avvenuto il contrario, cioè che i rapporti in questo caso per avvicinare o capire qualche cosa delle Brigate Rosse siano stati dall'altra parte. Vuol dire, è lo Stato che è andato a cercare tutte le strade per arrivare alle Brigate Rosse, pare, compresa anche quella della Camorra, quindi non... Senzani la colonna napoletana non mi sembrano nei fatti toccate da questa questione. Sembra che lo si scatto, metà se lo siano tenuto e metà sia stato pagato. Vuol dire, Senzani avrà preso quello che gli è stato dato, che poi prima a monte ci sia stato un filtro, dei soldi si siano persi per strada, si siano create strane complicità, tutto questo può essere, ma non mi pare che tutto questo arrivi in quel caso a toccare Senzani. Credo che forse successivamente, un po' anche magari per megalomania, ma è una mia così una mia illazione, Senzani magari abbia potuto civettare magari un po' di più o con la Camorra o con qualche altro ambiente, ecco, ma in quella cosa specifica che segnava anche un po' il suo esordio alla guida della colonna napoletana, non direi. Una volta, professore, lei fu testimone dell'arrivo di un messaggio in carcere inviato da Moretti a Curcio e ai suoi compagni.
Era un messaggio scritto con inchiostro simpatico tra le righe di un libro. Ecco, tra l'altro Moretti scriveva testualmente: diteci voi quanti morti dobbiamo fare di mattina prima che voi prendiate il caffè per sapervi contenti, se 10, se 20, se 100. Che cosa significa questo? La loro opinione era che l'Italia fosse sull'orlo della guerra civile, che le masse fossero pronte a lottare, che la linea delle Brigate Rosse fosse una linea burocratica, riduttivistica, troppo prudente, troppo politica in senso degenere, e che invece una linea di movimento più aperta avrebbe aggregato grandi masse e avrebbe permesso la rivoluzione. C'era Curcio che diceva: ma come? Sono riusciti a perdere tutti gli operai delle fabbriche, mentre quando c'ero io parlavo a migliaia di persone e strade intere si imbandieravano con i simboli delle Brigate Rosse. Era una follia totale, questa visione di un'Italia tutta pronta a scendere in lotta con grandi movimenti di massa, e nelle quali le BR avevano una funzione di freno perché avevano questa gestione cautelosa e prudente, eccetera. Erano poi la pazzia, secondo me, era da una parte e dall'altra, però certamente c'era una grossa parte di pazzia anche da parte di quelli dentro. E in nome di questa visione così, di questa società pronta ad esplodere, piena di simpatie represse per le Brigate Rosse, solo che avessero avuto una linea popolare di massa vincente, in nome di questo si proclamava la sfiducia al nucleo dirigente esterno, considerato troppo prudente, troppo politico, troppo burocratico, troppo compartimentato, troppo chiuso, troppo settario. Ecco, si può supporre che Curcio e compagni pretendessero di decidere essi dal carcere le azioni da compiere all'esterno e che Moretti, al contrario, rivendicasse a sé la responsabilità di queste scelte? Certamente, certamente era così, ma altrettanto certamente questo non veniva detto, cioè era, diciamo, stava dietro a tutto questo, poi era in gioco la direzione effettiva delle Brigate Rosse, però questo non veniva detto, perché formalmente i carcerati accettavano il principio stabilito già dalla fondazione delle Brigate Rosse, che chi entrava in carcere perdeva ogni carica e in particolare ogni possibilità di direzione, come stabilito da tutte le vecchie organizzazioni storiche rivoluzionarie. Quindi formalmente questo non veniva detto. Veniva detto un'altra cosa, che però era la strada per portare a questo: per le questioni relative alla lotta contro l'istituzione carceraria, siamo noi che dettiamo la linea e che vi diciamo a voi fuori cosa dovete fare. Quindi piani di evasione, attacchi eventuali al personale, eccetera, si rivendicava questo tipo di direzione, che anche questa veniva naturalmente negata dall'esterno. Ma questo era il vero nodo della questione. E da questo nodo della questione, secondo me, si capisce in maniera chiarissima come l'ultima tappa di questa follia del nucleo storico sia stata quella, spesso dimenticata, di abbracciare in massa la causa di Senzani quando Senzani ha spaccato le Brigate Rosse. Senzani, a capo del fronte carceri, ha rotto con le Brigate Rosse, ha fondato un'organizzazione a parte. Il nucleo storico si è schierato nella quasi totalità con entusiasmo per Senzani e per le sue tesi movimentiste, proprio sull'onda di questo stesso tipo di posizioni, dicendo: finalmente la cautela e la burocrazia di Moretti vengono sconfitte, finalmente c'è un movimento che si radica nell'area napoletana, che ha contatti col proletariato, che fa dei discorsi sull'emarginazione più avanzati, che è in grado di interessare i giovani e di mobilitarli, eccetera eccetera. E su questo c'è stato uno schieramento quasi unanime sulle posizioni di Senzani. È stato l'ultimo grande tremendo abbaglio del nucleo storico, e io di qui forse sono, mi rendo conto un po', non vorrei dire un po' carogna, ma insomma, ecco, sono quelle cose che oggi molti che si sono dissociati o che ancora parlano dovrebbero però ricordare, di aver fatto anche questo sbaglio all'ultimo, e di aver abbracciato quel tipo di posizioni e di aver quindi avallato anche tutta una serie di azioni. Cioè la grande adesione all'ala senzaniana non è un episodio di poco conto sulla strada di una degenerazione politica del fenomeno delle Brigate Rosse, secondo me, e va sottolineata con forza. C'è chi ha detto, professore, che
Può esservi qualcosa di strumentale nella decisione di collaborare in qualche modo con la giustizia, ad esempio il desiderio, peraltro comprensibile, di uscire di galera. O è stato più forte il sentimento della sconfitta, è una sorta di desiderio di espiazione? Non posso rinnegare nessuna di queste motivazioni. C'è certamente anche il desiderio di uscire di galera. Sicuramente. E c'è certamente il senso della sconfitta. E c'è certamente il senso di una ripulsa anche morale verso quello che si è fatto. C'è certamente il senso di un diverso giudizio politico. C'è la percezione di una realtà diversa fuori di quello che si pensava che fosse. Torno al primo punto, c'è certamente anche il desiderio di uscire di galera. Ecco, lei ha parlato spesso di una casa a Genova sulla collina, cito parole sue, in uno splendido angolo di vecchia Liguria. C'è lirismo, commozione, amore per la natura, per la vita, nei suoi ricordi. Dobbiamo vedervi anche molte contraddizioni o una separazione netta tra due situazioni opposte e insieme coesistenti? Io credo, siamo sempre dal nucleo, perché ho fatto certe scelte? Io credo che siano state frutto quasi esclusivo di un percorso di tipo razionale o irrazionale, che è lo stesso, non una motivazione di tipo personale. Io vivevo bene, ero soddisfatto di quello che facevo e dicevo, ecco, un'altra battuta circa il futuro. L'unica cosa che dicevo era: se mai vinceremo, io vorrei tornare a fare esattamente quello che faccio ora, come lo faccio ora. Quindi perché faccio questo? Non per ottenere delle cose diverse. Lo faccio perché sono convinto che questa sia oggi la cosa giusta. C'era questa forma di totalizzazione storica, chiamiamola così. Ecco, professore, ci avviamo verso la fine. Tentiamo di fare un bilancio. Dalle dichiarazioni di alcuni brigatisti pentiti o dissociati che noi abbiamo ascoltato in questo stesso studio, emerge in modo quasi straziante la scoperta che la loro rivoluzione era fallita prima ancora di cominciare. Ne mancava una premessa forte, non aveva presupposti per poter essere efficace. Ecco, se era priva dall'inizio di prospettive, e i militanti ne erano in larga parte consapevoli, la loro non poteva essere che una lotta senza anima, tutt'al più disperata. Nonostante ciò, è costata un prezzo altissimo, come lei ben sa, e come noi ben sappiamo. Lei è tra coloro che pensarono la rivoluzione, un ideologo, come si dice, ancorché lei respinga in larga parte questa definizione. Ha anche pensato col tempo che aveva spinto dei ragazzi a inoltrarsi nella lotta senza un vero retroterra alle spalle, oppure quella lotta era l'unica possibile, con la prospettiva cioè di essere anche senza anima? Io dico questo, non voglio assolutamente invocare nessun alibi per quello che è avvenuto. Però quando si dice non aveva nessuna motivazione, lo si può dire oggi. Io non credo che fosse così facile dirlo allora. Sembra che siano finite le bombe sui treni, i tentativi di colpe di Stato, di golpe, c'era una instabilità politica diffusa, c'era tensione, processi di ristrutturazione nelle fabbriche, c'era un'aria che oggi non si respira. E io so, dicendo questo, di dire qualche cosa che viene capito non solo da chi ha fatto certe scelte, ma anche, oso dire, da parte della quella che si definisce la borghesia illuminata. Io credo che ci fossero molte persone in molti posti che in quegli anni 70, e su questo andrebbe anche fatto una riflessione, non erano così sicure di quel che sarebbe successo e di che fase e di quali sarebbero stati gli sbocchi della fase che si stava attraversando. Lei ha attraversato, soltanto sfiorato, tutta questa violenza mantenendo un rapporto ricco e geloso con i suoi figli. Sì. Questa mattina è venuto a Roma in questo studio accompagnato dalla sua ultima bambina di 7 anni, se non sbaglio. Ha mai pensato ai figli, dico a caso, di Pachelet, di Casalegno, di Tobagi, di Moro, di Leonardi? Sì, certo. Ci ho pensato e questo è un pensiero per il quale devo anche molto a mia moglie e anche alla mamma dei miei primi 3 figli, alla mia ex moglie, nel senso che c'era un discorso del Carlo Tarantelli: non si ha diritto di uccidere un papà, non si ha il diritto di privare i figli dei bambini di un padre. È un discorso, sì,
troppo profondo e giusto, e su cui sono le vicende stesse poi della mia vita che mi hanno portato a riflettere, e le persone che ho avuto attorno. La politica, disse un grande educatore cattolico, Don Milani, è uscirne insieme. Insieme con chi per lei? Beh, insieme con tutti gli altri. Vede, materialmente di qui usciremo forse assieme, io e lei, dottor Zavoli, è già molto. E sono venuto qui con mia figlia, ho lasciato una famiglia a cui ritornerò stasera, conosco molte persone, spero di conoscere di più, sono gli altri, insieme agli altri, non saprei dire altro, di più di questo. Ecco, nel congedarci mi tolgo una curiosità, perché dice di qui a un po' io uscirò con lei ed è già molto? Perché è già molto? Perché quando anni fa ho fatto la scelta della dissociazione, con tutto quello che ha comportato, immaginavo un futuro molto più nero e molto più difficile. E invece ho trovato amici, ho trovato persone che mi sono state vicine, ho ritrovato una famiglia, ho trovato delle cose che mi hanno arricchito e mi hanno fatto capire meglio tante, tante, tante cose anche del mio passato. Quindi io penso che certamente ero sincero quando ho detto allora che mi ero pentito. Oggi certamente lo sono molto, molto di più di allora. Moro rispondeva: è più facile fare domande o dare risposte? È più facile conversare. Moretti, lei è in carcere da 9 anni, è condannato a 6 ergastoli. Se non fosse in carcere, si disporrebbe a rispondere in modo diverso alle domande che le farò? E se sì, perché? No, assolutamente. Ciò che le dirò corrisponderà esattamente a ciò che penso. Davanti a Eleonora Moro, che cosa direbbe lei, per esempio? L'ascolterei. Penso che ha il diritto di dire tutto quello che vuole. Ma io penso che Eleonora Moro... Eleonora Moro avrà trovato spiegazioni di ciò che accade per il fatto che suo marito era il presidente della Democrazia Cristiana, altrimenti non riuscirebbe a spiegarsi cosa stia succedendo. Insomma. Ma in un paese democratico, in uno Stato di diritto... L'essere presidente della Democrazia Cristiana non implica fatalmente il destino di essere ucciso. No, certo, però le ragioni per le quali ciò è avvenuto stanno in qualche misura nel ruolo che ciascuno di noi ha assunto. Insomma. Voglio dire che o si accetta e si riesce a spiegarlo che in Italia è avvenuto uno scontro sociale, e allora all'interno di questo modo di vedere la cosa si può trovare tasselli. Ecco, mi perdoni Moretti, questo devono accettare gli altri. E lei che cosa accetterebbe a sua volta di farsi dire da Eleonora Moro in questo ipotetico incontro? Tutto ciò che lei avesse eventualmente da dire. Per me, voglio dire, può essere anche importante, mi va bene che venga ucciso il personaggio Moretti. È un personaggio dei media, è un personaggio a quale io non tengo minimamente... Perché la persona Moretti, chi mi conosce sa che è diversa, siccome non ho mire di personalistiche né politiche al momento, credo di essere come molti compagni in una posizione di riflessione, di ascolto e di osservazione attenta della realtà, più che in una posizione di chi ha qualcosa da dire sull'andamento del mondo, eccetera. E quindi con animo molto sereno potrei parlare anche a chiunque abbia sofferto un dolore così forte come la perdita di una persona con cui ha vissuto per tanti anni emozioni intensamente. È questo che direbbe a Eleonora Moro? Se ritenesse... ma questo è un piano generale, evidentemente, se ritenesse di completare, di sentisse il bisogno di conoscere come sua esperienza personale quello che è stata una vicenda che ci ha coinvolto naturalmente tutti. E dell'uomo Moro, di suo marito, ne parlerebbe? Ma
ci fa sempre molta fatica a scindere, separare quella che è stata una vicenda politica da una vicenda anche personale. Cioè io credo che l'uomo Moro non era poi molto diverso dal politico Moro. Non gli si fa un grande onore, cioè questa separazione netta fra... Moro ha vissuto per ciò che ha creduto, credo. Ha vissuto, si è comportato, ha sentito, ha... è stato un nostro avversario, ha avuto un ruolo, insomma, dico, in questo modo ci siamo rapportati. Quando era nelle vostre mani non era un avversario, era un prigioniero. Sì, certo, ma rimaneva, era il suo ruolo che aveva, era predominante. Il ruolo che gli avevate dato. Ma, vede, non, cioè questo è un uomo che si trova in un grosso problema, in un guaio grosso, enorme, cioè politico. Sa che si trova dentro un conflitto molto grande e lui è un modo di risolvere questo conflitto. C'è un modo umanitario ad affrontare questi problemi che non mette in discussione l'integrità dello Stato, né fa abdicare lo Stato, né è una trattativa. Dice, cioè, è un modo difficile, cerchiamolo, troviamolo. Tutti noi proponevamo lo scontro con lo Stato, un'alternativa generale globale alla Democrazia Cristiana, al sistema. Si figuri se su queste cose noi ci davamo. La trattativa su questo piano era assolutamente impensabile, politico, ideologico, generale. Sul fatto specifico del fatto che noi trovavamo, era stato catturato, preso, rapito, il presidente della Democrazia Cristiana e per contro noi registravamo che nelle carceri italiane c'erano i prigionieri politici italiani dentro un movimento. Dicevamo, signori, trovatela voi una strada, riconoscete questo fatto, troviamo un modo. Allora succede questo, che Moro ha questo tipo di linea politica, la propone ai suoi, dice, ha dei riferimenti storici, nel passato recente anche della Democrazia Cristiana e del governo, e sostiene con molta dignità e molta forza questa sua posizione. E viene, come dire, non viene molto, non dico accolta le sue posizioni, ma non vengono neanche prese in considerazione molto spesso. Da quello che dicevano loro i giornali, questa sua posizione. Arriva a scrivere una lettera al Papa, nella quale cita anche un rapporto personale di un percorso comune dagli anni di gioventù, la militanza alla Fuci, la visita che fece privata con i suoi familiari al Pontefice, insomma, chiedendo quasi, come dire, un intervento equilibratore dentro un grande conflitto, un grande scontro e quindi anche di mediatore, diciamo così, tra forze istituzionali non propriamente omogenee, comunque bloccate, eccetera. E si sente rispondere, uomini delle Brigate Rosse liberatelo così senza alcuna condizione, senza alcun, ma il problema politico viene completamente ignorato, è una scelta politica di campo, per così dire, che e lì secondo Moro si sentì, come dire, si sentì perduto perché, conoscendo, io non so nulla di cosa, come gira il palazzo, questa è una delle nostre peggiori lacune in tutti questi anni, la nostra estraneità al palazzo ci ha portato anche ha delle interpretazioni tutte ideologiche di certi meccanismi, eccetera. Non ne sapevamo, ma Moro sì, Moro sapeva tutto del palazzo, quindi era in grado di interpretare il significato vero della lettera del Papa, cioè che era, come dire, il sigillo di una decisione che non si sarebbe più mossa. E in questo senso è uno scatto d'ira, io simpatizzai moltissimo con quest'uomo. Non simpatizzai moltissimo in questo momento. Torniamo alla signora Moro e a quell'ipotetico incontro. Ti direi, certamente cercherei di evitare i discorsi politici, insomma, perché ognuno ha il suo modo di vederla dal punto di vista politico, questa faccenda, questa storia. Questa tragedia.
Sì, sì, certo, questa tragedia, una tragedia che ha coinvolto tutti. Io riconosco che questa è una tragedia vera, autentica di questo paese, sono d'accordo. Ma credo che conoscere forse direttamente che Moro chiese una Bibbia, era un vero credente. La cosa noi attribuimo allora alcun significato, ma probabilmente Leonora Moro un significato glielo sa dare, perché suo marito glielo dava. Lei fece comprare la Bibbia? Ah sì, tutto ciò che lui chiese gli venne dato. E sì, io decisi, insieme ad altri naturalmente, che qualunque cosa chiedesse, anche la Bibbia naturalmente, apparteneva alla sua fede religiosa, un rispetto totale su queste cose. E fu lei a consegnargliela? Non glielo posso dire perché non me lo ricordo, ma anche perché il ruolo di ciascuno di noi dentro questa vicenda rischia ancora oggi di essere interpretata con meriti, demeriti, responsabilità giuridiche, responsabilità penali. Io posso soltanto ammettere che in tutte le vicende delle Brigate Rosse, compresa anche quella di Moro, l'ho partecipata in modo totale. Che altro chiese Moro? Molta carta per scrivere, e ha scritto molto, è stato poco ascoltato. Si è discusso a lungo del 16 marzo 78, una data che coincideva con il varo del governo di solidarietà nazionale, presieduto da Giulio Andreotti. Ecco la domanda, l'operazione di Via Fani scattò quel giorno anche per interferire sul voto delle Camere o no? No, la coincidenza del varo del governo fu del tutto casuale. Non fu casuale il fatto che quella operazione fosse all'interno di una proposta assolutamente alternativa a quanti credevano che lo sviluppo in Italia fosse legato a un mutamento politico chiamato solidarietà nazionale. Questo sì, questo non fu casuale, perché il progetto che in quel momento veniva varato in quelle settimane, in quei mesi, era sicuramente un progetto che avrebbe portato grossi guai al nostro paese. Moro fu scelto come obiettivo da colpire perché altri esponenti democristiani vi parvero più protetti o per altri motivi? Ma la figura emblematica di Aldo Moro nella storia politica di questo paese non credo che ammetta spiegazioni diverse da questa. Si sa tuttavia che le Brigate Rosse avevano studiato la possibilità di rapire l'onorevole Andreotti e anche il senatore Fanfani. Franceschini, per esempio, ci ha raccontato di avere pedinato Andreotti, di essere venuto a Roma proprio per conoscerne le abitudini. Che io sappia, in anni molto precedenti, nel 1978, venne fatta qualche indagine sull'onorevole Andreotti, indagine di carattere tecnico-militare, sanno un po' tutti dov'è che abita Andreotti, ma poi non se ne fece più niente. E voi, Moretti, in quanto tempo metteste a punto il progetto? Molti mesi. Non, molti mesi, sono operazioni estremamente complesse, insomma, richiedeva molte fasi. Lei allora era il capo delle BR, quindi... No, era uno dei dirigenti, non esiste il capo delle Brigate Rosse, non è mai esistito, non sono io, comunque non sono io questo capo, non esiste il capo delle Brigate Rosse, era uno dei dirigenti che ovviamente una struttura centralizzata, strutture diversificate, ma non ha rapporti gerarchici al suo interno. Tuttavia lei nella storia del sequestro, della prigionia, dell'uccisione di Aldo Moro ha svolto un ruolo di protagonista. Vi si riconosce in tutto o in parte? Nel ruolo di protagonista? Ma quell'operazione fu gestita direttamente dal comitato esecutivo, ovviamente, cioè la struttura più alta dell'organizzazione, di cui facevano parte dei compagni perfettamente individuati che
e ogni decisione è stata presa e nel comitato esecutivo e quelle di carattere più generali che implicavano scelte venne prese dalla direzione strategica, cioè quindi un comitato molto largo, e la decisione di porre fine all'operazione e il modo in cui porre fine venne presa da tutta l'organizzazione, una consultazione generale, insomma, che poi nessuno alzò la mano, perché non è così che si fa un'organizzazione clandestina, ma ascolta il parere di tutti, insomma. A un certo momento della prigionia di Moro, ai fini della trattativa, quindi dello scambio, venne individuato il nome del napista Alberto Buonaconto. Doveva rappresentare la famosa misura per misura indicata da Moro, cioè lo scambio, uno contro uno. Il cervellone del Viminale a sua volta aveva individuato anche quello di Paola Besuschio. Come mai lasciaste cadere tutte e due le opportunità? Ma non fu mai... in realtà si dissero tante cose. Questo è stato il vero problema, che il sistema politico reagì bloccandosi, dopodiché tutti dissero qualcosa. C'è chi propose lo stato di guerra, chi propose la pena di morte, chi propose la Caritas come interlocutore, non si sa bene di che cosa. Tutti escludevano tutto e tutti dicevano tutto. Su questo io concordo che dietro una scelta lucida complessivamente, che poi fu chiamata la scelta della fermezza, c'è stata anche una gran confusione da parte di chi doveva decidere. Il nostro problema era che sulla questione dei prigionieri politici qualcuno desse, come dire, una risposta di carattere politico, naturalmente. Stemmo ad ascoltare cosa si diceva e fu solo una grande confusione. La mia convinzione personale è che fino all'ultimo momento, se ci fosse stata una parola autorevole verso la possibilità di individuare una soluzione diversa, si sarebbe bloccato tutto. Questa è la mia, si sarebbe bloccato tutto immediatamente. E quindi se c'era una disponibilità politica a trovare, individuare soluzioni diverse, di questo io sono assolutamente sicuro, un'iniziativa in tale direzione dall'altra parte avrebbe prodotto come minimo un fermi tutti, insomma. Ma nella vostra richiesta di chiarezza era implicito una sorta di ricatto, o comunque di condizione inaccettabile, perché era il riconoscimento politico dalle BR. È una questione, appunto, che secondo me rimarrà irrisolta in eterno. Cioè, uno scontro sociale posto in quei termini probabilmente non ha soluzione. Infatti non l'ha avuta. Quindi di fatto la presunta mancata chiarezza dello Stato in qualche misura coincideva con i vostri interessi? No, il nostro interesse era di sviluppare una strategia capace di coinvolgere e quindi di costruire quello che noi chiamavamo un potere proletario armato. In questa dinamica lo scontro con lo Stato era inevitabile. E quindi pensavamo che la strategia della lotta armata fosse l'unica possibile, insomma, capace di mantenere e dare una prospettiva al movimento di quegli anni, alle sue aspettative, alle sue speranze e anche alle sue utopie, perché no. Eppure ci fu un momento in cui la soluzione dello scambio con il napista Alberto Buonaconto era pronta. Se fu così noi non ce ne rendemmo conto. Noi riscontrammo un blocco molto rigido nella possibilità di arrivare a una mediazione di carattere politico. Eppure una soluzione di tipo umanitario, cioè una linea della trattativa, era stata individuata. È possibile che già in quel momento qualcuno riuscisse a vedere la possibilità di affrontare questioni di questo genere con più elasticità e quindi con la possibilità di trovare una mediazione di carattere politico. Comunque trovasse delle decisioni a livello politico. Io credo che successivamente, per esempio, questa linea ebbe prevalse su quella che precedentemente invece nell'occasione Moro venne chiamata la linea della fermezza, che portò a certe conclusioni. E fu nell'occasione in cui si chiuse l'Asinara, si chiuse il carcere speciale dell'Asinara, l'operazione D'Urso, con tutto quello che questo significava. Lì la mediazione si trovò. Si è trovata persino, seppure in forme meno confessabili, per Cirillo. Pare di sì. La conclusione del rapimento Moro
era la sua morte o no? Io credo che fosse in quelle condizioni molto difficile evitare una scelta, realizzare una scelta diversa da quella, ma non perché, come ripeto, noi facemmo a priori la scelta di concluderla in quella maniera, perché le cose si misero in un modo in cui, assumendosi ciascuno delle responsabilità molto grandi, certamente, anche di indirizzo generale, poi nel governo del paese, perché lì si giocò questo fatto. Insomma. Ma perché allora, se è vero, come lei dice, che dalla parte dello Stato non vi fu chiarezza, voi non la chiedeste? Ma forse questo non era stato neanche tanto capito, forse, che il problema che ponevamo era quello del riconoscimento che esisteva una questione aperta in Italia, insomma, che c'erano dei prigionieri. Si è molto parlato dello stato di costrizione in cui Moro avrebbe scritto le sue lettere. È vero? No, nel modo più assoluto. Nel modo più assoluto. C'era una condizione oggettiva che era di prigionia, indubbiamente. Quindi questo metteva Moro in una situazione molto particolare. Le scrisse più volte, insomma. Il suo pensiero lì traspare con molta chiarezza. Non ha scritto una frase. Ha scritto delle lettere a molti personaggi in cui esprime un modo politico di affrontare una contraddizione. Non vorrei negare che eravate interessati alla stesura, alla destinazione, alla tempestività di quelle lettere. Sì, certo, si mancherebbe. Quelle lettere. Moro aveva questo punto di vista sulla questione, e certamente non era mica d'accordo sulla distruzione della Democrazia Cristiana, ma noi quello proponevamo come linea strategica, e su questo differevamo. Era sulla questione dei prigionieri che Moro esprimeva un tipo di giudizio e di prospettiva già sperimentata con altri, in altri casi, come nel caso dei palestinesi, per esempio, lui suggeriva, che andava incontro alla possibilità di una mediazione. Moro era interessato sia alla prospettiva politica sia alla concretezza di una soluzione. In quale stato d'animo Moro scriveva le sue lettere, per quello che sono i suoi ricordi? Ah, lo stato d'animo che di chi sa che sta affrontando una questione molto spinosa, di difficile soluzione, è lo stato d'animo di chi è preoccupato, ecco, della difficoltà di una situazione, ma anche con speranza, però, insomma, nelle sue lettere traspare, lo dice, le lettere che scrive alla moglie. Ve le mostrava spontaneamente o pretendavate di leggerle? Ma Moro era una persona intelligente, sapeva benissimo che l'avremmo letto, quindi non. Moro lo volle scrivere, lo scrisse e venne recapitato se ritenevamo che potesse andare in una certa direzione. Moro aveva l'idea che la questione dei prigionieri politici potesse essere risolta, questa era la sua idea fondamentale, cioè si potesse individuare una strada di mediazione, questa era la sua idea e la cercava. Lei era il solo a condurre l'interrogatorio? Io sono uno di quelli che si sente responsabile di tutto ciò che è accaduto in quel periodo e anche di ciò che è accaduto a Moro. Che cosa in particolare vi aspettavate che Moro dicesse? Ma non saprei dirle qualcosa in particolare. Quegli anni, le trame che erano state individuate, evidentemente forse ci si aspettava una chiarificazione, ma evidentemente, ma parlo molto onestamente, o non c'è, o Moro sarebbe tenuta per sé. Ciò che si conosce di quegli interrogatori è tutto ciò che vi diceste o c'è dell'altro da qualche parte? E se sì, dove, verosimilmente? Ah, io quello che so è che quello che noi avevamo è stato pubblicato. È stato pubblicato, è stato reso noto, non c'è niente che noi abbiamo tenuto segreto. Non ce n'era motivo e non ce n'è ancora oggi motivo di tenere segreto qualche cosa. Registraste i vostri colloqui? Sì. Sì, sono state registrate. Sono state registrate, trascritte, poi penso che tutta questa roba sia stata distrutta. Distrutta dove e da chi? È certo che è stata distrutta, lo so per certezza, lo so io per certo, non posso. Le ripeto, vede, questi dettagli purtroppo so che fa una brutta impressione.
Però questi dettagli, ma moltissimi altri, io non avrei alcuna difficoltà a chiarirli il posto esatto, perché sono delle banalità per quel che riguarda la... perché so che non spostano nulla della valutazione storica e politica che si possa fare e sull'episodio e sull'intera storia delle Brigate Rosse. Nel senso che non aggiungerebbero niente di significativo. E allora? Allora cos'è? È che ciascuna di queste specificazioni porterebbe quasi sicuramente della gente in galera. Perché questa storia che è politicamente finita, ma non è una storia giuridica finita. Allora questo materiale è stato distrutto dalle BR? Sì, sì, è stato distrutto dalle BR, le bobine registrate sicuramente sono state distrutte dalle BR. Poi se qualcuno ha fatto sparire qualcosa, che non sono le Brigate Rosse, beh, non venite a chiederlo a me, io non lo so, perché anche questo poi si dice, cioè si chiede a me o si attribuisce alle Brigate Rosse sparizioni, nascondimenti. Ma se quel materiale era delle Brigate Rosse e sono state le Brigate Rosse a distruggerlo, ed ora lei dice che se qualcosa è rimasto, qualcuno deve saperne qualcosa, qualcuno che non è delle Brigate Rosse, chi è questo qualcuno? Ecco, questa è una bella domanda, nel senso che siccome si dice, cioè io purtroppo devo essere brutale, siccome a un certo punto cade una base delle Brigate Rosse in via Montenevosa a Milano, appunto. Lì è custodito, qualcosa custodito pessimamente, se doveva essere una cosa segreta, che era la copia dattiloscritta di queste cose scritte da Moro, che dovevano essere ricopiate e approntate per la pubblicazione, quindi stampate, quindi tutt'altro che segrete. In questa base questo si faceva. E qualcuno dice che di questo materiale è stato fatto sparire qualche cosa, ma io cosa ne so? Chiedetelo a chi ha sequestrato questo materiale. Il 18 aprile un presunto comunicato brigatista annunciava la morte mediante suicidio, tra virgolette, di Aldo Moro e diffondevano la notizia che il suo corpo era stato gettato nel lago della Duchessa, che in quei giorni era completamente ricoperto di ghiaccio, come anche lei ricorderà. Si è da più parti ipotizzato, e credo anche con qualche fondamento, che quel documento, chiaramente falso, fosse stato scritto da uomini dei servizi segreti piduisti per simulare la morte di Aldo Moro e verificare l'impatto dell'annuncio sull'opinione pubblica. Una sorta, insomma, di macabra prova generale. Come commentaste il fatto? Esattamente così, che era una prova generale di qualcuno che voleva anche forzare la mano, poi tutto sommato, perché annunciare la morte, mobilitare determinate cose, determinare un'opinione pubblica, si crea evidentemente un clima dal quale poi è molto difficile venire fuori. Quindi una provocazione, venne utilizzata come una provocazione, questo mi sembra abbastanza evidente. Le Brigate Rosse pubblicarono una foto la quale si dimostrava esattamente il contrario, e questo starebbe ulteriormente a dimostrare la nostra volontà di cercare soluzioni anziché di accelerare conclusioni. Poco fa, quando le ho chiesto se Moro scriveva le sue lettere in uno stato di costrizione, lei l'ha negato recisamente. Ora Moro scrive: mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto ad un processo popolare che può essere opportunamente controllato. Moro diceva semplicemente: dietro le Brigate Rosse non c'è nessuno. È inutile che andate a cercare da qualche parte, perché si diceva, perché immaginava, fra l'altro conosce molto bene il palazzo, che in quel frangente si sarebbero mossi i servizi, si sarebbero mossi tutte le trame possibili e immaginabili, quindi anche chi cercava delle soluzioni cercando qualcuno dietro. Moro, quando diceva mi trovo sotto un dominio pieno e controllato, intendeva dire questo, che guardate che nessuno ne sta controllando quello, le Brigate Rosse. Questo, guardi, lo dico anche soggettivamente, ebbi modo di specificarlo con Moro. In un precedente colloquio lei mi ha detto di essere stato, per così dire, inseguito da un'insopportabile domanda, seppure mai esplicitamente formulata, più o meno carica di malizia, di pregiudizi e di malevolenza. Quella domanda tendeva a sapere come lei reagisce al sospetto di avere svolto all'interno del BR un ruolo ambiguo, un ruolo che un dietrologo più o meno suggestionabile definirebbe trasversale. Ecco, qui lei ha l'opportunità e lo spazio per dirlo. Come reagisce a questo sospetto di ambiguità, di trasversalità?
Ah, con molta serenità e molta tranquillità, nel senso che io mi rendo conto che attraverso questa accusa si vuole colpire l'idea dell'autenticità delle Brigate Rosse. La tesi che le Brigate Rosse siano state manovrate dall'esterno è una tesi cara a chi non può sopportare l'idea che in questo paese si siano svolti dei fatti, delle iniziative, si siano giocati dei progetti politici esterni ai giochi di palazzo. Il palazzo ha avuto le sue implicazioni occulte e trasversali. La P2 insegna, la P2 ha percorso trasversalmente tutte le istituzioni dello Stato. È un fatto, non sono io a dirlo e non sto accusando nessuno perché non sono in grado di farlo. Non è... Quindi la trasversalità di un presunto mio atteggiamento all'interno delle Brigate Rosse è pretestuoso, quindi non mi sento minimamente toccato, cioè i compagni che mi conoscono, 15 anni di militanza nelle Brigate Rosse, insomma non meritano alcuna considerazione. Perché proprio lei è oggetto di questo sospetto, se non addirittura di questa accusa? Ma proprio io, perché sono stato un dirigente delle Brigate per tantissimi anni, praticamente dal loro inizio, nell'inizio degli anni 70, fino al mio arresto che è stato nell'81. E quindi se sa da scegliere un personaggio per demonizzare e per escludere la possibilità, o perlomeno per adombrare una possibilità di strumentalizzazione, di trasversalismo all'interno di questa organizzazione, va bene, è chiaro che il personaggio che l'ha in qualche modo percorsa, certo, per tutti questi anni. Ma se prendiamo atto insieme che questo sospetto le viene anche dall'interno delle BR, cambia il suo modo di reagire o no? Ah, assolutamente non è anche questo, perché ho tanti compagni, sono le Brigate Rosse, gente con cui ho condiviso la vita per tantissimi anni, non, è un problema che per me non esiste, esiste come problema politico, questo sì, come problema di interpretazione di un fenomeno. Questa il personaggio Moretti trasversale manovrato e che manovra poi tutti gli altri è come dire, un'invenzione strutturale che dovrebbe poi giustificare la spiegazione di un fenomeno, nel senso di mettere in discussione l'autenticità e come dire, il fatto che le Brigate Rosse siano state un'esperienza complessa prodotta da un movimento reale. Può darsi, Moretti, che questa accusa o questa strumentalizzazione possa avere come riferimento il punto di frizione fra lei e taluni suoi compagni nell'interpretazione di alcune questioni che toccavano l'organizzazione, la gestione e l'operatività delle BR? Ma guardi, la diversità di idee, di punti di vista nelle Brigate Rosse sono state sempre molto legittime, anche molto ampie. Ogni scelta è sempre stata discussa tantissimo, c'è sempre stata una lunghissima e anche molto profonda discussione politica. Ogni qualvolta si è dovuto operare qualsiasi scelta, da quelle operative a quelle di carattere strategico, a quelle di carattere tattico. In realtà su questo piano tutti erano al corrente di tutto, non solo, ma erano coinvolti a produrre idee e suggerimenti e ad organizzare poi quello che è stata la pratica politica delle Brigate Rosse. Non era possibile assolutamente che si potesse essere tutto questo manovrato. E quindi anche la diversità, la discussione faceva parte di questo processo di determinazione della volontà e delle scelte che poi le Brigate Rosse operavano. Ora, non so a cosa lei si riferisce quando parla di queste frizioni. Per esempio l'interpretazione circa l'opportunità di uccidere o no Aldo Moro. Quella era una scelta politica estremamente dura, importante. Io credo che scelta non ci fu mai scelta più dura nelle Brigate Rosse, ma non ce ne fu neanche un'altra, credo, così quasi unanime. Ne parleremo nelle Brigate Rosse. Si è detto e scritto che la libertà di Moro avrebbe giovato ben più dalla sua morte alla causa delle BR. Se è vero, perché venne ucciso?
Io so che l'organizzazione, in modo pressoché unanime, con dei compagni che non erano d'accordo, ma si può parlare neanche di maggioranza o minoranza, cioè quasi praticamente l'intera organizzazione si pronunciò in quel modo, perché politicamente era una scelta che a quel punto diventava obbligata, a meno che appunto un intervento in extremis non avesse modificato, sia pur di poco, ma qualcosa. Moretti, a suo avviso, Moro, credete mai con sicurezza di aver salvato la vita o, al contrario, di averla perduta? Moro sapeva di trovarsi in una situazione difficilissima e quella situazione era determinata dalle Brigate Rosse. Su questo lui aveva capito la natura delle Brigate Rosse e la loro non manovrabilità. E dall'altra si trovava di fronte un sistema politico che non gli dava risposte rispetto a quanto lui proponeva come indirizzo politico sulla questione. Il momento in cui si sentì perduto fu il momento in cui ebbe modo di leggere la lettera di Paolo VI. Lì, facendo dei ragionamenti di carattere politico, capì che un blocco molto solido si era cementato. Moretti, siamo alla conclusione. La consultazione dei vostri compagni, gli ordini, gli accordi, i ruoli e così via. Mi descriva, se può, gli ultimi momenti dell'operazione. Non posso. Moro seppe che doveva morire e se l'annuncio gli fu risparmiato, da chi o da che cosa dipese? Moro fu sempre consapevole di tutto lo svolgersi dell'operazione, dall'inizio alla fine. Quindi qualsiasi cosa sia stata fatta, Moro lo sapeva. Che lo riguardasse, naturalmente. Può darmi una risposta più netta, più esplicita? Moro seppe che sarebbe stato ucciso o no? Sapeva che la scelta che noi avremmo adottato era arrivata ad un punto obbligato. Lui di questo si rese conto perfettamente. Fu fatto nulla perché Moro credesse che gli sarebbe stata risparmiata la vita? Ripeto, non si infierì in alcun modo, né con un trattamento fisico né con un trattamento psicologico che gli creasse uno stato, almeno questo, ripeto, per quanto riguarda tutte le mie responsabilità, non si dava alcuna possibilità che si infierisse anche psicologicamente sullo stato del prigioniero. Mi vuole raccontare il momento in cui lei mise in quell'apparecchio telefonico quel gettone? Ma c'è poco da dire. Più che quel gettone era l'attesa nelle ore successive, insomma, che qualcosa succedesse, non è successo nulla. È vero che dette un gettone anche a Moro, e se è vero, perché? No, falso. Moretti, a tragedia compiuta, a cose ormai tutte consumate, si è mai sorpreso a pensare a che cosa le era rimasto umanamente di Moro? E da che cosa era rimasto più colpito? Che cosa l'aveva più segnato di quell'incontro? Per quanto sia vera il ruolo del personaggio, la persona è più ricca e non può essere ridotta a questo. Moretti, per parlar chiaro, ebbe mai nostalgia di Moro vivo? Una
vicenda politica non ammette di questi rimpianti, anche per il fatto che io non ucciderei mai una persona. Io lo reputo una cosa, perlomeno insomma, mi si creda o no, non mi interessa, cioè voglio dire, non riesco ad immaginarlo, insomma. Però questa è stata la mia vita, non posso averne un'altra. E purtroppo non sono neanche un attore. Qual è oggi il suo bilancio? Può indicare un giorno, un'ora, una situazione, uno stato d'animo? Per dire quando, dove e perché sentì che la battaglia delle BR era perduta? Io sono convinto che le Brigate Rosse, la nostra esperienza si è esaurita, ma siccome non riesco a ragionare nei termini vincitori e vinti, ma nei termini di uno scontro che ha prodotto una trasformazione, posso rilevare, per quel che mi riguarda, che gran parte delle nostre aspettative non hanno avuto successo, ma il problema del fatto che si sia esaurito un movimento e insieme ad esso si siano esaurite anche le Brigate Rosse non è avvenuto in un giorno, è avvenuto nell'arco di anni, alla fine degli anni Ottanta è risultato chiaro, nonostante tutti i nostri sforzi, i nostri tentativi, producevano soltanto divisioni, spaccature. Non producevano più risposte possibili e praticabili a livello di movimenti che si stavano trasformando in una società che si era trasformata. E quindi questa esperienza si è esaurita. Noi ne abbiamo preso atto in un certo momento, questo sì, io ne ho preso atto, non me ne sono reso conto in un momento, ma in un certo momento insieme ad altri compagni ne abbiamo preso atto e responsabilmente abbiamo detto a tutti, signori, questa esperienza, cari compagni, per quanto riguarda la nostra possibilità di valutazione, è esaurita ed è irripetibile. Lo diciamo ai compagni, ma lo diciamo anche a tutti gli altri. Terò di collaborare con la magistratura nella prospettiva di chiarire storicamente i fatti più eclatanti di cui sono a conoscenza. Il nostro impegno deve andare da oggi nel senso di chiudere con questa pratica e di dissuadere chi sta per impugnare le armi. Da parte mia ho fatto la mia scelta, in pieno possesso delle mie facoltà e nella libertà di esprimermi come meglio credo. Saluti comunisti. Fu il suo addio alle BR. Lei fu il primo a compiere il gran passo senza promesse di sconti o di premi. Che cosa determinò in lei un ripudio così netto? Mi vuole ricordare il momento in cui prese la decisione di scrivere? Questo appello io l'ho già scritto quando avevo deciso di dissociarmi e ho chiesto di essere allontanato dai miei compagni, perché dissociarsi restando insieme agli altri significava stupidamente rimetterci la pelle. Per cui io in realtà ho chiesto al Ministero di Grazia e Giustizia, ovviamente attraverso il direttore del carcere dove mi trovavo, di essere trasferito per discutere con la gente con cui mi interessava discutere questa scelta che stavo compiendo, per cui sono esattamente conseguente alla scelta che ho fatto. La scelta era appunto di impossibilità, secondo me, di una battaglia politica dentro le BR, non c'erano spazi, era l'epoca in cui si ammazzava per un non nulla. Voglio dire, è abbastanza logico, io non me la sentivo più, proprio anche per un fatto molto, molto specifico. Io in quei giorni ero uno dei dirigenti della brigata di Palmi e mi era stato dato un incarico dalla brigata di fare delle cose che io non avevo assolutamente intenzione di fare. Per esempio? Era di preparare un'evasione che presupponeva, a parer mio, parecchi morti. Doveva essere un assalto al carcere con gli elicotteri dal tetto, ci buttavano armi in cortile. Io tra l'altro ero uno di quelli che doveva poi evadere, 5-6. Gli altri 40 restavano lì con le armi a disposizione a fare lo scontro con i carabinieri. Dietro questo c'era una motivazione. Un po' di noi fuori rimettono in sesto le cose. Ecco, io su questa motivazione non ero più d'accordo. Io su questo ho detto basta. Cioè, come sempre in tutte queste scelte c'è un momento in cui c'è
la goccia che fa traboccare il vaso per me è stata questa. Entrando nelle BR, lei sapeva che non avrebbe più potuto uscirne dissociandosi senza rischi per la sua vita? Ma qui è un po' diverso, nel senso che non è vero che non si poteva uscire, tanta gente ne è uscita e non ha rischiato la pelle. Ho aggiunto dissociandosi. Sì, dissociandosi, però se io mi dissocio, sto zitto, accetto tutto quello che me ne viene, non do fastidio politicamente alle BR, non c'è nessun problema, voglio dire, uno se ne può andare. Però anche al suo livello? Sì, fondamentalmente sì. Il problema è che però tu hai un tot di esperienze, di conoscenze, eccetera, devi, di fatto sei un animale politico, hai 20 anni che fai politica, 10 anni nelle BR, sei portato a fare delle cose che immancabilmente ti portano a contrastare con quello che stanno facendo le BR ed immancabilmente subisci la condanna a morte, non c'è santi su questo, non c'è niente che tiene. Lei esclude di poter essere un obiettivo per le nuove BR? No, non me la sento di escludere, ma non per me, ma dico la gente come me, come Fenzi, come Franceschini anche, è gente che diventa un obiettivo storico, nel senso che anche il primo imbecille che fra 10 anni decide che lui deve esibirsi sulla piazza, tirare su le telecamere, ammazza uno di noi e si ricollega alla storia delle BR, eccetera. In questo senso voglio dire, un po' come il fulmine che ti arriva in testa mentre sei in montagna, cioè non c'è molto da fare, no? Se non cercare di capire i perché e per come delle cose, ovviamente. C'era qualcuno che poteva avere interesse a che le BR continuassero ad esistere? Se lo hai mai chiesto, e che cosa si è risposto? No, è difficile dare una risposta su questo, nel senso che io come individuo ho sicuramente meno capacità di quanto invece non ne abbia una commissione d'inchiesta o un organismo ad hoc, cioè e già queste commissioni d'inchiesta e questi organismi spesso non vengono molto a capo di queste trame e di questi utilizzi occulti, per cui per me risulta molto difficile. Io quello che tendo a fare non è difendere un'immagine delle BR di purezza, perché non me ne frega niente, detto fuori dai denti, però mi interessa la verità sulle BR, per quella che ho vissuto, per quella che conosco, perché secondo me se si fa un'inchiesta seria, soggettivamente da parte delle BR non c'è stato nessun tentativo di infilarsi in questi giochi sporchi. Questo, se poi qualcuno per sue mene politiche ha utilizzato questo non arrestando o facilitando, queste qui sono altre storie, voglio dire, sono storie di potere che esistono dovunque esista una situazione non chiara. Qual è stata l'iniziativa più efficace dello Stato? Ma secondo me l'interscambio di informazioni fra i magistrati e comunque creare un personale specializzato contro di noi, come sempre. Perché io mi ricordo all'inizio era ridicolo, cioè a me davano la caccia secondo il reato che commettevo, per cui se lo commettevo a Cuneo andavo a Torino e stavo tranquillo. Ovviamente non mi vedevo sotto il mio nome, però mi cercavano i carabinieri di Cuneo, mi cercavano in base al reato. Quando poi si è ribaltata questa logica, cominciano a cercarti le persone, l'ambiente in cui vivono, si cerca di interpretare anche in senso politico quello che fanno, quello che hanno in mente, a quel punto diventa un nemico serio, all'altezza del compito. Secondo lei, il terrorismo avrebbe potuto avere un'altra storia o era nelle premesse che fallisse? Beh, io credo che era già nelle premesse il fallimento del terrorismo. Il fallimento del terrorismo come fenomeno di rivoluzione sociale era certamente già nelle premesse. E allora, i soprassalti del terrorismo appartengono alla sua stessa logica o rappresentano qualcosa che gli è ormai estraneo? C'è una frase che per certi aspetti è stata ripetuta più volte in questi ultimi anni, e che mi sembra una frase che rischia di essere molto banale di fronte all'ultimo episodio, ad esempio all'omicidio di Ruffilli, del senatore Ruffilli, quello che il terrorismo è stato politicamente sconfitto. Io credo invece che il terrorismo sia stato socialmente sconfitto, e questo è un fatto certamente di fondamentale importanza, però proprio perché è stato socialmente sconfitto può essere politicamente utilizzato con maggior libertà di prima. Come giudica le ultime azioni BR rispetto al problema della cosiddetta pacificazione? Lo scredita, lo annulla, lo rinvia? A vantaggio di chi e di che cosa? E a svantaggio di chi e di che cosa? Certamente
l'ultimo omicidio perpetuato da quelle che si chiamano, che si definiscono Brigate Rosse, è certamente un colpo, io credo, micidiale, spero non definitivo, a ogni ipotesi di soluzione politica. Non so se in chi ha commesso quell'atto ci fosse anche questo obiettivo, questo non lo so. Forse non era questo l'obiettivo principale della loro azione, però certamente dal punto di vista nostro, di chi sta in galera, è stato certamente un colpo micidiale che rischia di annullare anni e anni di discorsi, di ripensamenti, di elaborazioni individuali e collettive. Quindi è un fatto molto grave per quel che ci riguarda. Franceschini, lei poco fa mi ha detto di quelle che si definiscono Brigate Rosse, insinuando che l'omicidio Ruffilli possa essere addebitabile ad altro che alle Brigate Rosse. Ma c'è un dato. La stessa arma usata per 4 attentati fino a quello di Forlì non è il segno di una sorta di staffetta che prolunga e che conferma la stessa strategia e il medesimo fallimento? Sì e no. Cioè, io non voglio dire che questo omicidio non è stato fatto dalle Brigate Rosse. Io quello che voglio dire è che mi sembra che ormai, diciamo, l'etichetta, perché ormai credo proprio che questa sia la definizione più esatta, l'etichetta Brigate Rosse, sia proprio una specie di marchio che però ha perso completamente il senso storico e sociale di quella che era stata l'esperienza che noi abbiamo chiamato Brigate Rosse. Del resto gli stessi autori del volantino in cui gestiscono l'omicidio di Ruffilli dicono chiaramente, espressamente anche questo, cioè compiono una rottura netta con quella che è stata la storia delle Brigate Rosse, continuano a denominarsi Brigate Rosse, però certamente non hanno nulla che più in comune con quella che è stata un'esperienza storica chiamata Brigate Rosse. Thank you.
Je suis né à Porto San Giorgio, qui est une petite ville balnéaire au centre de l'Italie, sur la côte adriatique. La mer, on en tombe amoureux ou pas? Et si tu en tombes amoureux, ça te prend dès l'enfance. Parce que la mer est la dimension de la liberté. Une fois que tu es face à la mer, tu dois t'embarquer. Et une fois que tu as pris la décision de partir, le monde est à toi. À la mort de mon père, je décide, ce qui attriste ma mère, d'arrêter mes études. J'étais en première technique. Et je décide de chercher du travail. Parce que ma famille en avait besoin. Et dans ma ville, il n'y avait pas beaucoup de débouchés. Je pouvais faire le garçon de plage. Belle occupation, mais qui ne mène pas loin et ne rapporte pas grand-chose. Comme j'avais un BTS de technicien, et que nous étions en 1966, c'est-à-dire dans les dernières années du boom économique en Italie, il y avait encore une forte émigration intérieure vers les grandes usines du Nord, à Milan, à Turin, à Gênes, à Marghera. Donc, à peine diplômé, j'envoie des lettres de candidature à des usines milanaises et je suis tout... Deux choses me frappent. J'occupe un poste de technicien avec un tas d'appareils électroniques d'avant-garde que je sais utiliser. Mais mon travail se limite à vérifier un petit boîtier, toujours le même. Et pour mes collègues, c'est pareil. Je vérifie un petit boîtier, il vérifie un petit boîtier. C'est un travail extrêmement monotone, répétitif et en plus mal payé. Là, je commence à rencontrer des personnes qui, devant cet univers, m'éclairent. Un jour, déboule dans l'atelier un cortège d'ouvriers qui met tout le monde dehors. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'y adhère sans hésiter. Nous ne voulons plus travailler dans ces conditions. Nous ne voulons plus vous faire cadeau de notre temps. Les jeunes qui alors se rebellent dans les usines et qui constituent des groupes autonomes en dehors des syndicats partent de là. L'analyse qu'ils font du mode de production capitaliste part de leur vie concrète. Ce sont des comités de base dai reparti qui naissent dans les ateliers e da un'analisi dalla condizione dall'analisi della condizione concreta del lavoro e c'est à partir de leurs conditions de travail qu'ils revendiquent et se mobilisent. Et quand est mis en cause le mode de production capitaliste, se crée un affrontement de pouvoir. Ma vie, mon travail ne t'appartiennent pas, cher patron. Je veux les prendre en main. Et comme j'ai 20 ans et que j'enrage, je ne suis pas disposé à discutailler. Se déclenche une vague d'arrestations à grand renfort de propagande qui envahit comme une marée la radio et la télévision pour attribuer ces attentats à la gauche. L'exaspération suscitée par les manifestations dans la rue, par les luttes en usine. On commence à penser che siamo di fronte a una possibilità di stravolgimento che nous sommes devant un bouleversement des règles que nous avions jusqu'alors respectées dans les luttes. È una possibilità. Ce n'est pas une hypothèse, c'est un fait très réel. Le message de l'attentat est clair. Sachez que vous allez désormais trouver devant vous des gens qui vous répondront avec des bombes, par la violence. Pour mettre le feu à une voiture, il suffit d'une allumette et d'un bidon d'essence. Tous l'ont fait. Mais nous ne faisons pas cela. Notre objectif n'est pas de faire du grabuge. Nous voulons mettre sur pied une organisation. Donc il s'agit d'une action de type militaire pour laquelle on prépare des boîtes incendiaires fiables qu'on dépose à un endroit précis, qui auront des milliers de tracts dans toutes les usines milanaises pour revendiquer la justesse de cette offensive. La lotta, gli scioperi che stiamo facendo hanno anche questa arma in più. Les grèves que nous faisons ont désormais cette arme en plus. C'è la necessità di combattere. Il est nécessaire de combattre. Le vote ne paye pas. Prendiamo il fucile. L'azione di forza che viene fatta, organizzata,
Cette action relève de la guérilla et doit être perçue comme telle. Elle ne crée pas un front de combat. On frappe avec une morsure et on se sauve pour ne pas être arrêté. Et cette morsure est significative de la nature du combat choisi par l'organisation. Ce dirigeant était une cible parfaite. C'était un ennemi véritable. Les hommes, quels qu'ils soient, restent des hommes. Mais lui était le symbole de la répression, de ce qui est détestable dans une usine. Nous décidons de l'enlever, de le séquestrer pour un temps bref dans une camionnette, de le photographier et de le relâcher. L'objectif principal, c'est le prendre en photo, pour le montrer dans une situation où il n'est plus le maître. C'était l'expression de notre refus de la défaite. Nous n'accepterons plus d'être vaincus sans nous battre jusqu'au bout. Et nous, anzi, pensiamo di poter trasformare la società costruendo momenti di contropotere operaio. Nous pensons même aller jusqu'à créer des moments de contre-pouvoir ouvrier. Vous avez votre police, vos fascistes, vos provocateurs, vos contrôleurs. Nous, nous aurons désormais notre organisation armée. Nous sommes cinq à échapper aux arrestations. Cinq camarades qui sont Renato Curcio, Franceschini, Mara Cagol, Pierino Morlacchi et moi. On se retrouve à cinq conscients de deux choses. Que tout le réseau semi-clandestin qu'on avait mis sur pied s'est effondré, sans compter le problème politique posé par tous les camarades arrêtés. On prend deux décisions importantes. Un. Che l'aspetto fondamentale per andare avanti. Pour aller de l'avant, on doit adopter une théorie de la clandestinité qui soit efficace. On ne peut pas continuer à lutter dans la semi-clandestinité, c'est folie de le penser. E la seconda cosa che decidiamo fondamentale è che ci separiamo. Notre seconde décision est de nous séparer. Una parte di noi andrà a Torino. Une partie ira à Turin, l'autre restera à Milan. Et c'est ce qui se produit. Mara et Renato Curcio vont à Turin pour y créer une branche de l'organisation. Bizarrement, chaque fois que nous subissons un coup dur, l'organisation, le coup d'État au Chili conduit le Parti communiste italien à des conclusions effarantes auxquelles nous sommes opposés. Le parti est désormais convaincu qu'on ne peut accéder au pouvoir même si on obtient 51% des voix aux élections. Ne viene completamente terrorizzato dall'esperienza cilena. Le parti est traumatisé par l'expérience chilienne. E quindi comincia una teoria di una grande alleanza. Et il élabore le projet d'une grande alliance avec la démocratie chrétienne pour gérer le pays. Une grande alliance entre les forces productives, patrons et ouvriers. C'est le début de la politique du compromis historique. Guardate che questo la vicenda cilena semmai ci indica quale tragedia può essere l'affidare il tutto a. Alors que nous disons à propos du Chili, voyez la tragédie vécue par ceux qui se fient aux élections démocratiques. Et c'est d'une part in accordo con un'esigenza. Le Parti Comunista, en accord avec une exigence du patronat, pensa a una tregua. Pense à accepter une trêve dans les conflits sociaux. Agnelli chiede una tregua per ristrutturare. Le patron de Fiat, Agnelli, demande cette trêve pour procéder à une restructuration et comme toujours, pour réduire le coût du travail, il licencie les ouvriers. E noi pensiamo invece che dobbiamo. Nous pensons au contraire, in sintonia con la parte molto ampia della classe operaia della Fiat, en phase avec beaucoup d'ouvriers de Fiat, che bisogna rilanciare la lotta, qu'il faut relancer la lutte, questo tipo di processo, qu'il faut dénoncer la trêve et maintenir l'offensive. E di qui che nasce nella discussione dell'organizzazione l'idea di prendere il capo del personale. D'où l'idée d'enlever le chef du personnel de Fiat e sottoporlo a questo tipo di processo e di propagare la necessità della lutta armata. Dell'organizzazione armata. Non è un grande amico il sindacato, non lo vediamo. Ce n'est pas un grand ami le syndicat. Non è neanche un nemico. Ce n'est pas non plus un ennemi. Perché non è l'obiettivo da scardinare. Notre objectif n'est pas de le désarticuler, mais d'aller plus loin. Pour nous, ça a toujours été clair.
Non sono nemici. Ils ne sont pas nos ennemis. Mais ils sont à l'opposé de ce que nous voulons. Nous proposons le conflit, l'affrontement, eux recherchent la médiation et l'adaptation. Ce changement est décidé à la suite d'un nombre incalculable de réunions. On en ressentait tous le besoin. Nous luttions sur un terrain solide, celui des usines. Però lì non puoi più rimanere. Ma non pouvions plus y rester. Morirai d'asfissia. Parce que nous étions menacés d'y mourir asfixiés. Ci stanno aggredendo da tutte le parti. On nous réprimait de partout. Con controlli di polizia. Les magistrats, la police, les forces politiques réactionnaires avaient composé un cadre pour nous écraser. C'est cela que les brigades rouges appelleront le cœur de l'État et chercheront à frapper. Une ville de forte tradition antifasciste. Ceci, lui, était un fasciste. Il était inscrit au Front des Jeunes, qui était une organisation des jeunesses néofascistes. Il s'était distingué à réprimer tout ce qui bougeait à Gênes. Le personnel hospitalier qui était en lutte, il était même allé jusqu'à accuser de vol deux étudiants qui n'avaient pas payé leur repas au restaurant universitaire. À Gênes, il n'était pas seulement un symbole, mais un acteur de la répression. Introduciamo per la prima volta. Nous introduisons pour la première fois un problème et une question politique. Le problème, c'est celui des prisonniers politiques. La question politique est celle de leur libération. Sarà un problema che ci porteremo avanti fino alla fine delle Brigate Rosse. Nous serons confrontés à ce problème jusqu'à la fin de l'histoire des Brigades Rouges. È dirompente perché. C'est un sujet explosif, parce qu'il crée une fracture horizontale au sein de l'appareil du pouvoir. Il potere in generale si irrigidisce. Le pouvoir se braque. Non vuole cedere. Il ne veut pas céder. Non vuole neanche discutere. Il ne veut même pas discuter. Però altre cose si muovono. Mais les choses évoluent. Par exemple, certains se montrent ouverts à l'idée que les prisonniers libérés puissent être transférés à Cuba par l'entremise du Vatican. Choses dites qui petit à petit prennent forme. Nous demandons la libération de prisonniers, mais sommes en même temps très raisonnables dans les négociations. Une partie de la magistrature génoise cède. Quindi era possibile con la disponibilità di Cuba. Il devenait donc possible, avec l'accord de Cuba, un atto formale della magistratura, d'accueillir nos camarades et avec cette décision de la cour d'assises, de parvenir à une solution. A questa idea si oppone in maniera feroce. Opposition féroce du gouvernement. Nella figura del ministro degli Interni. Par la voix du ministre de l'Intérieur Taviani. Il Partito Comunista Italiano. Et opposition du Parti communiste italien. Qui utilizzerà tutti i canali che ha. Qui utilisera tous ses réseaux, toute son influence. Che ha sia con l'Unione Sovietica sia con Cuba. Aussi bien avec l'Union Soviétique qu'avec Cuba. In modo che queste disponibilità recedano. Pour que cet arrangement n'ait pas lieu. Comunque ciò che taglia la testa al toro sarà. Celui qui fait tout échouer. Un problème qui se posera continuellement. Nous sommes confrontés à un problème qui se posera à nous continuellement. On peut prolonger l'enlèvement et continuer la bataille. On peut accepter la médiation. Ou on peut exécuter notre prisonnier comme nous l'avons décidé au terme du procès auquel nous l'avons soumis. Prendiamo in considerazione tutte e tre le possibilità, anche in maniera molto calorosa. On discute des trois possibilités de manière assez vive. Et on décide d'accepter la proposition de Coco, sachant que c'est la première fois que nous négocions dans le contexte d'un enlèvement. Rilasciamo il prigioniero. On libère notre prisonnier. E immediatamente Coco si rimangia la parola. Et aussitôt Coco trahit la parole donnée. Il ne relâche pas nos camarades. Comme prévu par l'accord. Concesso. On encaisse. A quel punto ce lo segniamo e ce lo ricorderemo. Mais on s'en souviendra. Mi hai capito esattamente? Sì, l'ho capita benissimo. Ecco, quindi è possibile solo questo. L'abbiamo fatto semplicemente per scrupolo, nel senso che sa, una condanna a morte non è una cosa sulla quale si possa prendere così alla leggera, neanche da parte nostra. Noi siamo disposti a sopportare le responsabilità che competono. Solo un intervento diretto, immediato e chiarificatore e preciso di Zaccagnini può modificare la situazione. Noi abbiamo già preso la decisione, nelle prossime ore accadrà l'inevitabile, non possiamo fare altrimenti, non ho nient'altro da dirle.
Mario Moretti a été condamné à la perpétuité. Il dirige dans la journée une coopérative de réinsertion d'ex-détenus et regagne la prison le soir. Tous reconnaissent leur échec. Tous assument leur responsabilité et en paient le prix. Et pourtant, notre pays ne parvient. Sono state le Brigate Rosse a fare quel rapimento. 10 persone, 10 operai, studenti, un operaio della Breda, un impiegato della Siemens, un contadino, io, una donna che è un assistente per handicappati, lavora in una scuola, un artigiano, refice, 2 precari romani, uno studente, 10 persone normali, da media, sui 30 anni, proletari, gente che da quel paese, dall'Italia di quegli anni, ha iniziato un processo rivoluzionario, uno scontro sociale e politico che è iniziato tanti anni prima. E che vede quell'azione, vede il sequestro di Aldo Moro, l'attacco di quella portata allo Stato italiano come un momento di sviluppo del processo rivoluzionario in corso. Je m'appelle Prospero Gallinari. Je suis né à Reggio Emilia, dans le nord de l'Italie. Ceci est la terre d'où je viens. Je n'ai pas été à l'école maternelle. Mon école à moi, c'est la campagne. Nous habitions une ferme, comme on n'en voit plus. Une ferme face à une villa. Dans la ferme vivaient les paysans, nous, et dans la villa vivaient les propriétaires. Nous partageons la même cour, le même air, et pourtant c'était deux mondes. Deux mondes dont la seule communication résidait dans le fait que nous donnions une part de notre travail, en réalité plus de la moitié, nous la donnions au maître, parce qu'ils étaient les propriétaires de la terre. C'était le seul moment de communication. Pour le reste, il y avait à 20 mètres l'une de l'autre, dans la même cour, deux maisons contiguës et pourtant séparées, comme s'il y avait un mur, comme s'il y avait une barrière, parce qu'elles étaient différentes du point de vue de la construction, mais surtout par le genre de vie que menaient leurs occupants, qui appartenaient à deux mondes sans communication entre eux. Les camarades de l'université de Trente font une analyse politique de la situation que nous partageons, qui place au centre du mouvement de protestation les métropoles ouvrières du Nord. Ces camarades étudiants prennent la décision de s'installer à Milan et d'entreprendre un travail militant avec les CUB, les comités ouvriers de base des grandes usines milanaises. Les mots d'ordre de ce mouvement naissent des besoins concrets des gens. Mais il pose de plus un problème de pouvoir. Par exemple, occupons les maisons sans payer de loyer. C'est ainsi que commence une occupation des logements. On arrivait avec des cisailles, on coupait les chaînes qui avaient été posées aux portes, et on prenait possession des lieux. Ce sont les familles avec les enfants qui les occupaient. Nous, on était là pour les assister dans ce combat. Un mouvement révolutionnaire est en cours. Un processus de rupture est enclenché au niveau national, avec les ouvriers qui luttent dans les usines, avec le mouvement étudiant, avec les mouvements sociaux dans les quartiers. Et le Parti communiste ne réagit pas. Il ne s'associe pas à ces mouvements. Pire, il les considère comme des provocations, comme des initiatives qui lui retirent le contrôle de la situation. Le parti est enfermé sur lui-même et rate ce passage de génération. Qui est quasi identique à ce qu'il était il y a 30 ans. Le débat est principalement politique. On parle de processus révolutionnaire, d'organisation, et comme nous avions le défaut des marxistes et des communistes en général, à savoir que eux seuls comprennent ce qu'ils disent,
difficile che, per cui non avevamo paura. Non craignons pas que le propriétaire du restaurant, il gestore del ristorante, la moglie, i figli, sa femme ou ses fils, comprennent les enjeux politiques dont nous débattions. Già si dà per scontato il passaggio alla lotta armata come. Il était évident que nous allions opter pour la lutte armée comme réponse stratégique aux conflits sociaux et politiques dans le pays. Ici, on aborde les questions d'organisation. Tout se passe à l'intérieur des usines. Mais c'est déjà un affrontement de pouvoir. Ou en d'autres termes, de l'instauration d'un double pouvoir à l'intérieur des usines. C'est l'ouvrier qui doit craindre le contremaître ou le contremaître qui doit craindre les actions des brigades rouges. C'était ça l'enjeu. Là où il y a du poisson, il faut de l'eau. S'il n'y a pas d'eau, le poisson meurt. Nous avons pu exister parce qu'il y avait un terrain social qui partageait nos idées, ou du moins n'y était pas opposé. Un militant qui doit vivre clandestinement voit tous ses rapports sociaux, ses rapports affectifs, se réduire aux camarades qui appartiennent à l'organisation clandestine. On ne peut construire de relations avec l'extérieur. On ne peut avoir de rapport avec sa famille. Je connais des camarades qui étaient mariés avec des enfants et qui ont quitté leur foyer, qui ont quitté leur femme. À Turin, c'est une femme qui a quitté son mari. Ce n'était donc pas un problème uniquement masculin. Aussi, un caractère politique fondamental. Il s'agit d'un magistrat et donc d'un des points cardinaux que les brigades rouges ont ciblé quand s'est posé le problème de la conquête du pouvoir. Notre analyse nous a conduit à identifier trois cibles: le pouvoir politique, le pouvoir militaire et le pouvoir économique. Le pouvoir politique, c'était pour nous la démocratie chrétienne que nous combattrons pendant toute la durée de notre organisation. Il potere economico che è dato dalla struttura della Confindustria. Le pouvoir économique, c'était le grand patronat et les grands groupes industriels qui lui étaient affiliés. Punti di rappresentanza. Il potere militare, che le pouvoir militaire était constitué par les forces de police et par leur versant judiciaire. Moi aussi, quelques mois plus tard, je suis arrêté à Turin avec un camarade. Se faire arrêter intelligemment est difficile. Nous nous sommes fait arrêter d'une manière vraiment stupide. Nous conduisions une voiture qui n'était pas en règle. Elle avait été volée en Allemagne. Nous nous étions garés sans nous en rendre compte près d'une banque. C'était en plein jour. Une brigade anti-hold-up est arrivée pour nous demander nos papiers. Nous n'avons pas été capables de dire à qui appartenait la voiture. Ils nous ont arrêtés. Dès que nous sommes entrés dans la salle d'audience, nous avons demandé la parole. C'est Maurizio Ferrari que nous avions désigné pour parler en notre nom. Présupposait une intervention des brigades rouges à l'extérieur du tribunal. De fait, c'est ce qui s'est produit une semaine plus tard. C'est-à-dire que nous revendiquons politiquement à l'intérieur du tribunal l'action commise par l'organisation à l'extérieur. On quitte la salle et le procès est suspendu. Il est suspendu parce que l'État n'est plus en mesure de l'affronter. Donc, dans le défi que nous, Brigades Rouges, avions lancé à l'État, pour savoir qui était l'accusé et qui était l'accusateur, c'est nous qui sommes sortis vainqueurs de la bataille. Pourquoi Croce? Croce était le président de l'Ordre des avocats à Turin, c'est-à-dire l'homme auquel le tribunal avait confié la tâche de désigner les avocats commis d'office qui devaient nous défendre au cours de notre procès. L'assassinat de Croce a fait sauter cette procédure. Les avocats commis d'office ne pouvaient plus être nos défenseurs. Ils étaient devenus nos adversaires. Il processo rivoluzionario, l'organizzazione Brigate Rosse. À ce moment-là, les Brigades Rouges, par la mort d'un homme qui n'était qu'un rouage dans l'engrenage du procès,
identificato come. Il n'était pas pour nous un ennemi en tant qu'individu. La sua cattiveria o meno, lui era un granello. Il était un rouage que nous avons brisé. Et en le brisant, nous avons empêché l'État de faire le procès de la lutte armée en Italie. Potesse svolgere quello che. De remplir son rôle de l'État qui commande. Capisco che da un punto di vista umano, da un punto. Je comprends que d'un point de vue personnel, la mort d'un homme est un événement dramatique. Una cosa drammatica, ma. Mais dans un processus révolutionnaire, on met en jeu sa propre vie et on donne aussi la mort. Parce que la politique est l'élément dominant. Où je suis entré en contact avec des détenus qui n'appartenaient pas aux Brigades Rouges. Qui étaient des hors-la-loi. Des braqueurs. Des hommes qui en prison avaient, comme on dit, un nom. C'est-à-dire des hommes auxquels on pouvait se fier. On a été 13 à s'évader, mais on a bénéficié pour notre évasion de l'aide d'une centaine de détenus. Parce que le climat social et politique de ces années-là s'y prêtait. Des hommes qui n'étaient pas des militants politisés, qui n'étaient pas des révolutionnaires, mais des voleurs ou des simples ouvriers, ces hommes avaient le sens de la solidarité dans leur gène. La jambisation était une forme d'action qui avait deux objectifs. Ovviamente di intimidire, di mettere in difficoltà delle persone, delle strutture che. Le premier d'intimider, de mettre en difficulté des individus, des corporations, chi aveva la funzione, comme celle des journalistes, magistrati, des magistrats. Il problema era un attacco. En les attaquant militairement, on les intimidait. Le loro posizioni a colpire le loro. On les frappait dans leurs fonctions. Però aveva anche un. Le second objectif était la propagande. Quella, della propaganda. C'era donner à nos actions une plus grande résonance. Di dominio pubblico la notizia. Ci poniamo un obiettivo molto preciso, che è quello della conquista del potere. Nous nous étions fixé un objectif très précis, la conquête du pouvoir, c'est-à-dire briser le maillon faible du système capitaliste occidental, à savoir l'Italie, et entreprendre une guerre de longue haleine pour la conquête du pouvoir. Le premier travail fut politique. Il a consisté à décider l'attaque contre la démocratie chrétienne en tant que parti totalitaire. Deux, comment. Portare quell'attacco sul piano militare. Procéder à une attaque de type militaire, en tuant, en assaillant. Potevamo farlo in mille modi. On pouvait le faire de diverses façons. Alla sede dove. Attaquer leur siège. Avremmo potuto fare una strage. Massacrer toute la direction. Tutta la direzione, cioè potevano essere tante le scelte. Les options militaires ne manquaient pas. La scelta che abbiamo fatto è stata quella invece di un processo politico. Notre choix s'est porté sur un procès politique contre ce parti. Si iniziano due inchieste militari. On entreprend deux enquêtes militaires. Aldo Moro. Une sur Aldo Moro, l'autre sur Andreotti. Queste due inchieste vanno parallele. On mène ces deux enquêtes en parallèle. A un certo punto, dopo una serie di preliminari. Et après avoir effectué un certain nombre de repérages préliminaires, queste persone vivono, riusciamo a individuare larghe linee, au cours desquels on localise leur domicile, on circonscrit leur parcours quand ils se déplacent dans Rome, on cerne leurs habitudes, e così via. Quello che viene fuori sempre più chiaramente. Ce qui apparaît clairement. Andreotti. Il a lui aussi des gardes du corps. Il se déplace lui aussi dans le centre de Rome, au Parlement, au siège de son parti. Mais ces trajets offrent des situations opportunes pour nous. La première action accomplie ce matin-là l'avait été bien avant notre arrivée par d'autres camarades. Juste devant l'endroit que nous avions choisi comme point d'attaque, stationné tous les jours de la semaine, un fleuriste avec sa camionnette. Un pulmino metteva il banco. Il installait un étalage et vendait ses fleurs aux gens du quartier. Proprio per la distanza nella quale era dallo stop. Là où il était placé, au coin de la Via Fani, il se serait trouvé dans la trajectoire des tirs visant la voiture de Moro et de son escorte. Quel fioraio gli fu impedito di. Des camarades l'ont empêché de venir ce matin-là en allant dans la nuit crever les quatre pneus de sa camionnette. Garé devant son domicile.
Cela lui a certainement sauvé la vie. Sicuramente gli salvò la vita. Abbiamo programmato. On avait tout programmé pour que l'assaut se passe bien. Mais il aurait pu se passer mal. On aurait pu tuer Moreau. On aurait pu être tué. Ce sont des choses qu'on avait envisagées. Ma non è che mette nel conto, pas parce qu'il y avait une alternative, mais parce que cela faisait partie des probabilités. Si Moreau avait été tué, notre action aurait été un échec, et il aurait fallu le gérer comme tel. Nous savions que beaucoup de personnes avaient trinqué ou crié victoire quand on a enlevé Aldo Moreau. Et ces gens n'étaient pas membres des Brigades Rouges. Noi donc on était confiants. Moro, ovviamente, appena arrivato all'interno del, quand Moro est entré dans la cellule, il a été frappé par la vue du drapeau rouge bandiera, questa stella a 5 punti, et de l'étoile à 5 branches. Inizia un rapporto, che è un rapporto dentro, in quelle par la suite, nous avons eu, dans le cadre particulier d'une captivité, un rapport le plus humain et correct possible. Nos premiers échanges ont porté sur la nourriture et les médicaments dont il avait besoin. La première nuit, après avoir tout fermé, je me suis rendu compte que Moreau transpirait. Qu'il avait du mal à respirer parce qu'il y avait peu d'espace. Et alors, lì mi assunsi io la responsabilità, perché ero e j'ai pris la responsabilité parce que c'était de mon ressort apri la porta, d'ouvrir la porte de la cellule nella quale Moro si trovava, e niente, gli dissi, de lui dire guardi, onorevole, io, questo era il termine con cui lavo, Monsieur le Président, c'est le terme que j'utilisais, dans nos rapports je le vous voyais. Guardi, qua la situazione, vedo che la Monsieur le Président, je vois que vous ne vous sentez pas bien. Questa situazione sta abbastanza male. Confermo questo. Il me confirme qu'il a du mal à respirer. Je lui dis, je peux laisser la porte ouverte, mais vous devez rester sur le lit et ne pas faire de bruit. Si vous me le garantissez, je vous garantis la porte ouverte. Par la suite, il m'a demandé si je pouvais lui donner une Bible. Che avrebbe voluto assistere o comunque avere una messa di potere. Il m'a laissé entendre qu'il aurait aimé suivre la messe. Ok. Io e Laura ci assumemmo il compito. Moi et ma compagne, nous nous sommes astreints le dimanche. C'era la messa in diretta in televisione. Enregistrer la messe en direct. Controllavamo ovviamente che non ci fossero durante la messa frasi, cose. A vérifier qu'il n'y avait pas dans ces enregistrements des indications qui pourraient nuire à notre action. Que leur contenu était exclusivement religieux, et à lui remettre une cassette qu'il écoutait assez souvent, quand la solitude lui pesait, ou quand il n'arrivait pas à dormir. A questo punto noi siamo una forza combattente. À ce point, considérant que nous sommes une force combattante, una forza combattente, que notre ennemi est une autre force combattante, di conseguenza apriamo una trattativa. Nous proposons une négociation. Aldo Moro est coupable, può essere liberato, mais il peut être libéré en échange d'autres prisonniers. In cambio di altri prigionieri. Moretti alla famiglia Moro dimostrava una. L'appel de Moretti à la famille Moro démontrait une chose très claire et très précise. Si un des dirigeants de la démocratie chrétienne, c'est le président de la République, le président du Conseil, nous avait dit, attendez un moment, nous n'acceptons pas vos conditions, mais nous vous proposons ceci. À ce moment, la balle passait dans notre camp, et ça, ils ne l'ont jamais fait. Quand on parle de quegli anni, si parle di Aldo Moro, si parle, ecco. La storia di quegli anni è stata una storia molto più complessa, molto più ricca, molto più grossa, con centinaia e centinaia di azioni, con 5.000 persone negli anni successivi finite in carcere. Questo, secondo me, è il vero problema che si dovrebbe porre alla classe politica, ai mezzi di comunicazione, capire che cosa è successo in quegli anni nel nostro paese, capire perché. Era comunista, ma non comunista. Mon père était communiste, sans être un militant actif.
Era molto, molto disilluso. C'était un homme qui avait perdu ses illusions. Un grande disprezzo. Il avait en lui un grand mépris. Però non era odio. Mais ce n'était pas de la haine. Anche perché era la sua generazione. Il appartenait à une génération qui en avait vu tant. Il était né en 1912. Quindi ha vissuto il fascismo. Avait vécu le fascisme, la guerre, les camps de prisonniers d'où il s'était évadé. Puis il avait rejoint les partisans en Yougoslavie avant de revenir de manière rocambolesque à Rome. Sa génération avait été consumée par le XXe siècle. Nous, au contraire, on revivait le XXe siècle en repartant du début de la révolution russe de 1917, comme s'il ne s'était rien passé. On repartait de l'élan, pas de la désillusion. Sulle tragedie. Pas de la tragédie, l'élan vers un futur radieux. La question n'était pas de savoir si on avait raison ou pas. Il y avait des choses à faire. Finalement, la jeunesse s'était réveillée et agissait. Et ce monde qui était vraiment gris, avec des dirigeants lugubres, en veste croisée et cravate sombre, qui utilisaient un langage triste, qui ne souriaient jamais, la politique était alors un spectacle déprimant. Nous avons introduit dans ce monde des couleurs, de la gaieté, un air de carnaval. Tout le monde était d'accord avec nous. Nous ne pouvions l'imaginer autrement. Jusqu'à ce que nous nous trouvions face aux policiers qui nous ont reçus à coups de matraque. Là, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait des gens qui n'étaient pas tout à fait d'accord avec nous. Comme j'étais un gamin qui avait grandi dans la rue, me bagarrant à coups de pavé avec des gamins d'autres quartiers, j'ai repris le geste ancestral. J'ai ramassé un pavé et je l'ai lancé contre la police. Ce fut le moment de la prise de conscience qu'il y avait en face de nous quelqu'un qui voulait nous empêcher de propager la joie dans le monde. Ce fut un moment terrible. À partir de là, nous nous sommes durcis. Nous sommes devenus hargneux. L'usage des armes en Italie n'est pas contraire à la morale communiste. Le Parti communiste avait une tradition pacifiste depuis la Première Guerre mondiale, mais avait rompu avec cette tradition au moment de la guerre civile espagnole. Des milliers de volontaires communistes sont allés en Espagne pour tuer des franquistes et défendre la République espagnole. Ils avaient donc brisé le tabou du pacifisme. Plus tard, la résistance communiste a été une résistance terroriste. Les actions accomplies par les résistants communistes dans les villes étaient de caractère absolument terroriste. Et cela dès le début de la résistance. C'était clair et net, les fascistes devaient être tués. Les chefs fascistes devaient vivre dans la terreur d'être abattus en sortant de chez eux. Donc le précédent existait. La presse avait changé de registre à notre égard. Elle était devenue ouvertement antiterroriste, ouvertement hostile au mouvement contestataire de 1977. Elle avait fait un choix. Alors qu'auparavant, elle s'était cantonnée dans une certaine ambiguïté. Cette évolution a été jugée par les camarades chargés de combattre la contre-révolution comme une déclaration de guerre. Donc, si les journalistes avaient choisi le camp ennemi, le camp de la contre-information, nous devions les traiter en conséquence. C'était ça la colonne romaine des Brigades Rouges en 1977. Trois appartements loués par des prête-noms où logeaient les clandestins. Deux voitures avec des fausses plaques. Et 10 membres non clandestins qui vivaient à leur domicile. Très vite, je comprends. Et on me le dit clairement. Les Brigades Rosses étaient à Rome, non pour un intérêt. Que les Brigades Rouges n'étaient pas venues à Rome pour s'y implanter.
mais pour commettre un enlèvement d'un haut dirigeant de la démocratie chrétienne. Ceci décidé, restait à choisir qui serait l'accusé et voir si c'était faisable. Les personnes les plus en vue de la démocratie chrétienne étaient depuis des années Fanfani, Moro et Andreotti. Cependant, l'exigence des brigades rouges ad impedire che potesse essere colpito un estraneo, d'éviter qu'un passant soit touché, ce qui aurait entaché l'action, parce que tout aurait été réduit au fait qu'un passant avait été tué, cette exigence était tellement forte, nonostante l'estrema ipoteticità, que malgré la faisabilité de l'opération, nous avons en fin de compte fait prévaloir le doute et abandonné le projet de commettre l'action à l'intérieur de l'Église. Et à ce stade, nous avons dû tout recommencer et chercher sur le parcours qu'effectuait Moro un autre endroit qui nous permettrait de l'enlever. Le 16 mars, nous nous sommes levés à 7 heures. Nous avons tout vérifié, nous avons mis nos armes dans des sacs, et l'habillement, le rite de l'habillement, nous a permis de nous calmer. À un moment, j'ai vu arriver la voiture conduite par Moretti. Il a freiné brutalement au stop, provoquant une collision en chaîne. La voiture de Moro emboutissant celle de Moretti, celle des gardes du corps emboutissant celle de Moro, et nous avons commencé à tirer. De mon côté, j'ai pris un bus et je me suis rendu dans le quartier du Colisée. D'une cabine téléphonique, j'ai appelé le journal Il Messaggero pour revendiquer l'action en disant « Ici les Brigades Rouges, ce matin à 9h, nous avons enlevé le président Aldo Moro et anéantit son escorte, composée de 5 agents des forces spéciales. Nous étions convaincus, vu la stature de Moro dans l'appareil de l'État, que son escorte était confiée à un commando composé de policiers et de gendarmes hautement entraînés. C'est une des raisons pour lesquelles nous n'avons jamais envisagé de les neutraliser sans tirer un coup de feu. Nous n'avons pas été impressionnés ni par les titres des journaux, ni par les manifestations organisées tout de suite après notre action, parce qu'il nous semblait évident que le Parti communiste était capable de mobiliser pas mal de gens. On se disait, ce sont des militants du parti, ce n'est pas le peuple. L'interrogatoire de Moro fut un échec total. Moro a mené en bateau Mario Moretti sur toute la ligne. S'il l'avait voulu, Moro aurait pu faire des révélations fracassantes. Mais il ne l'a même pas fait sur les événements du passé. Già dal primo incontro con Moretti o dal secondo. Dès mes premières rencontres avec Moretti, je lui ai demandé ce qui sortait de l'interrogatoire, parce que j'espérais que Moro nous ferait des révélations. Et Moretti m'a dit, il parle, mais il ne dit rien. Il était déjà découragé. Il avait compris dès les premiers jours que Moro serait un plat difficile à avaler. Moro comprend dès le début entre quelles mains il se trouve. La première chose qu'il écrit est « Je suis aux mains d'un pouvoir entier et incontrôlé ». Cela veut dire que les Brigades Rouges ne sont pas une organisation manipulée de l'extérieur. C'est une entité italienne, autochtone, incontrôlée. Vous ne pouvez pas vous adresser à un quelconque contrôleur. Inutile d'activer vos réseaux internationaux pour savoir qui tire les ficelles. C'est une organisation incontrôlée. Deuxièmement, il écrit que nous sommes une organisation de guérilla. Et dans les lettres où il justifie l'idée de l'échange de prisonniers, il dit
Au fond, nous sommes dans une situation de guerre. Deux camps qui s'affrontent par les armes et font des prisonniers, c'est de fait. Les lettres de Moreau étaient tellement dures que j'étais persuadé qu'elles allaient débloquer la situation. Voilà pourquoi je prenais tant de soin à les remettre à leur destinataire. Je me disais, comment le secrétaire général de la démocratie chrétienne, recevant des lettres aussi terribles, peut-il rester figé dans la position officielle de son parti? Je pensais que de tels coups de massue l'auraient ébranlé. Non avevo neanche ovviamente capito qual era la realtà della situazione. En fait, je n'avais pas compris la réalité de la situation, qui était extrêmement complexe. La DC era ricattata dal Partito Comunista. La démocratie chrétienne était prisonnière du Parti Communiste. Non poteva la Democrazia Cristiana. Elle ne pouvait pas céder parce que cela aurait signifié qu'elle n'avait pas le sens de l'État, ce qui était vrai. Però non poteva dimostrarlo nel momento in cui c'era il PC. Au moment où le Parti communiste disait, en tant qu'allié au pouvoir, si on a le sens de l'État, on ne négocie pas avec les brigades rouges. Con le brigate rosse. Perché oltre sarebbe stato difficile gestirla con tutta l'organizzazione. Comment justifier auprès de l'organisation la libération de notre otage sans contrepartie? L'organisation se serait effondrée. On ne voulait pas le comprendre parce qu'on préférait croire que les brigades rouges n'étaient qu'une organisation terroriste armée. Ce n'était pas le cas. Les brigades rouges étaient une organisation qui faisait de la politique avec les armes. Si les brigades rouges avaient relâché Moreau sans contrepartie, elles se seraient effondrées. Un mois plus tard, elles auraient disparu. Parce que nos membres nous auraient posé la question. Pourquoi a-t-on enlevé Moreau? Era giusto sequestrare Moro? C'était judicieux? Abbiamo ucciso cinque persone. On a tué ces cinq gardes du corps pour obtenir quoi? Niente. Rien. Mario Moretti, che era consapevole. Mario Moretti, qui était conscient del fatto che arrivare all'uccisione di Moro, que tuer Aldo Moro serait une défaite pour les Brigades Rouges. Il savait qu'avoir Moro entre nos mains et ne rien obtenir en échange signifiait que notre force existait, mais qu'elle était inutile. Quindi decide di chiamare la famiglia Moro. Moretti décide donc d'appeler la famille Moro d'une cabine téléphonique de la gare de Rome. Et nous nous sommes postés autour de la cabine à surveiller les parages parce qu'il était évident que la ligne du domicile de Moro était sur écoute. Donc Moretti parlait de fait avec la police. Nous étions donc là, prêts à intervenir. Pronti. Non fa alcuna menzione in questa telefonata. Cet appel ne mentionne pas l'échange de prisonniers, d'autant que l'échange était du ressort du gouvernement, pas de la démocratie chrétienne. Donc, Mario Moretti fait un compromis. Il dit, le problème, ce ne sont pas les 13 prisonniers politiques dont nous avons exigé la libération. Le problème, c'est la démocratie chrétienne qui doit se prononcer de manière claire et définitive. C'est cela que dit Mario Moretti. La démocratie chrétienne doit prendre position et reconnaître que dans notre pays, il y a un état de guerre entre une organisation armée communiste révolutionnaire et l'État, et qu'il y a des prisonniers politiques. Cet appel téléphonique, enregistré par la police, non aveva soltanto la versione confusa, qui avait la version originale, pas une version confuse rapportée par Mme Moreau. Cet appel, la police pouvait le réécouter à l'infini pour entendre clairement ce qui avait été dit, avec quelle intonation. Ils pouvaient l'interpréter de toutes les manières possibles. Cet appel n'a rien donné, parce qu'il ne pouvait rien donner. Di portare il cadavere a metà strada tra la sede centrale della DC e quella del Partito Comunista.
Quindi era proprio una riconsegna ai due partiti che nulla avevano fatto per tirarlo fuori. Quindi io e Seghetti aprimmo la strada, controllare che non ci fosse polizia, ovviamente, e riuscimmo ad arrivare fino in questa via laterale che era vicinissima alla sede del Partito Comunista e più o meno a altrettanta distanza dalla sede della DC. Questa storia è iniziata come un assalto al cielo da parte di questa generazione, la generazione del dopoguerra, la prima generazione dell'abbondanza, la sua parte più coriacea, quella più convinta che si dovesse arrivare a questo nuovo mondo sul sangue. La navicella della rivoluzione naviga su un fiume di sangue. Si è affogata in questo sangue. Valerio Morucci a fait 15 ans de prison. Il écrit des romans, des essais, travaille comme consultant informatique. J'ai commencé à travailler très jeune. J'ai aidé mon père qui travaillait au HAL, dans ma ville natale de Bari, au sud de l'Italie. Par la suite, j'ai fait des petits boulots après l'école, toujours au HAL ou sur des chantiers de bâtiments. C'était pour aider ma famille et en même temps pour me faire un peu d'argent de poche. Quand j'ai eu 12 ans, mon père est mort. J'ai été obligé de travailler et j'ai failli quitter l'école parce que je devais aider ma mère qui avait ouvert un magasin de fruits et légumes. J'allais au marché, j'achetais les produits, je les transportais au magasin, je donnais un coup de main à la boutique et je faisais des petits travaux à l'extérieur. Mes professeurs et ma famille m'ont persuadé d'aller au bout de l'année scolaire. J'ai donc concilié école et travail. Et comme je me levais à 3h, 3h30 du matin, je m'endormais en classe, ce qui était prévisible. À la fin de la troisième, j'ai quitté le collège et j'ai commencé à travailler à temps plein. Je suis entré à l'usine Breda à Milan un peu après mes 18 ans. J'y suis entré comme ouvrier qualifié. On m'a affecté à un tour qui fabriquait les grandes pièces pour le forage du pétrole. Je devais me présenter à 8 heures. Je suis arrivé avant. C'était mon premier jour. À 7 heures, j'étais déjà à l'usine. Un grand silence régnait dans les ateliers. Pas total parce que certains secteurs étaient déjà en activité. Mais enfin, il n'y avait pas un bruit excessif. À 8 heures, un bruit assourdissant a retenti, qui m'a choqué. L'ambiance changeait du tout au tout. Et ce bruit durait toute la journée. Plus tard, je suis allé faire un tour dans le... Mais en réalité, l'État voulait juger aussi nous, qui continuons à agir à l'extérieur. De fait, l'État voulait juger toute la lutte armée en Italie. Les camarades emprisonnés s'en rendent compte et décident d'engager un combat, pas pour se défendre avec des arguments juridiques, c'est-à-dire en entrant dans le jeu d'un procès, en contestant les preuves, en prenant des avocats de renom. Ils décident en fait de renverser l'ordre des choses. Ils refusent d'être jugés et se déclarent juges. Ils décident de transformer le procès en ce qu'on appelle un procès guérilla, c'est-à-dire que c'est la travailler en usine. Je n'ai pas cessé d'avoir une activité syndicale, mais j'ai participé aussi à d'autres formes d'action. L'activité syndicale qui avait son rôle dans l'usine ne parvenait pas à résoudre tous les problèmes.
alle esigenze che si venivano, spesso abbiamo organizzato scioperi spontanei. Nous avons souvent dû déclencher des grèves spontanées. Che al sindacato non andavano bene. Qui ne plaisait pas au syndicat. Uno si era fatto male. Par exemple, quand un ouvrier se blessait, per noi invece les syndicats allaient discuter. Come dire, nous, on voulait une riposte plus radicale. Plus radicale. Abbiamo fermato subito. On arrêtait l'activité de l'atelier, on exigeait le remplacement immédiat des machines. Nos actions de protestation étaient plus virulentes. Protesta, più alta, fatta dall'organizzazione, ce bond en avant des Brigades Rouges non ha avuto traumi, n'a pas eu d'effet traumatisant au sein de l'organisation. Dovevi andare a verificare se c'era un rigetto. Il n'a pas suscité de rejet à l'intérieur du mouvement révolutionnaire. Di qualche tipo all'interno del movimento rivoluzionario. Anzi, au contraire, penso quindi ha consolidato posizioni come ha fatto. Ce bond a consolidé nos positions. Piazza Pulita di chi? En faisant table rase des militants. Pensando di poter continuare a giocare. Qui considéraient la révolution comme un jeu de salon. Molti erano rivoluzionari. Beaucoup se disaient révolutionnaires. Mais n'avait pas compris, comme l'a dit quelqu'un, que la révolution n'était pas un dîner mondain. Avec cette action, ça n'était fini des illusions de ceux qui pensaient participer à un banquet. Les gens que nous avons tués, nous n'avions personnellement rien contre eux. Cela peut paraître paradoxal, mais il n'y avait pas en nous un désir de vengeance ou une colère de classe qui ne veut rien dire. Il y avait un raisonnement en vue d'atteindre un objectif, en l'occurrence désarticuler un procès, y compris par l'homicide. Questa azione qua io iniziai un rapporto un po' più stringente con i compagni delle Brigate Rosse. Avec cette action, j'ai entamé un rapport plus étroit avec les Brigades Rouges. Diciamo che ero diventato anche brigadista. On peut même dire que j'étais devenu brigadiste. Puoi tranquillamente ritornare indietro. J'étais encore dans la phase où je pouvais faire marche arrière. On pouvait faire marche arrière à tout moment d'ailleurs. À ce moment-là, c'était encore comme un jeu. Il y avait ce côté sympathique de faire des actions un peu étranges. J'avais 19 ans. J'avais l'impression d'être dans un film avec ces petites activités clandestines. Nous sommes donc allés incendier la voiture de notre chef de production. Je ne me souviens plus de son nom. Un camarade m'a expliqué comment on fabriquait la Lilly, qui est un cocktail Molotov à retardement. D'un point de vue militaire, ce n'était pas très compliqué. Il suffisait de préparer l'engin, de le placer sous la voiture, et c'était fait. Dans les limites du possible, chacun de nous avait fait un peu d'exercice de tir. Mais à vrai dire, nous n'avions pas de grande capacité dans ce domaine. Mis à part un d'entre nous qui avait un attrait personnel pour les armes. D'une manière générale, nous avions très peu tiré, et c'était le cas de tous les membres de l'organisation. Moi, j'ai fait un petit exercice de tir. Je ne me souviens pas si c'était en bord de mer ou en montagne. J'ai tiré une rafale de mitraillette pour sentir l'effet que cela provoque. On ne pouvait pas s'exercer davantage parce qu'on n'avait pas beaucoup de munitions. Non si richiedeva la capacità di specialista. Cela dit, il n'était pas nécessaire d'être des spécialistes de tir. A sparare perché da un metro di distanza. Parce qu'à un mètre de distance, comme ce fut le cas ce jour-là, tout le monde peut être adroit. Il problema era che non facevi prendere dal panico. Il s'agissait surtout de ne pas paniquer. Ti avvicinavi il più possibile. De s'approcher le plus possible de l'objectif. Questa capacità qua. Et cette capacité, on ne l'a que par la conviction de ce qu'on fait. Quello che stai facendo. Tutto durato frazioni di secondo. L'action a duré quelques fractions de seconde. Poi, come dire, io ero protagonista diretto, probabilmente i compagni. Étant un des acteurs directs. Attenti al territorio più largo. Je n'ai pas eu la vision d'ensemble qu'avaient les camarades chargés de la couverture de l'action. Je n'ai entendu que le bruit.
Et je me répétais à moi-même ce que je devais faire. J'ai ouvert la porte arrière de la voiture du président Moreau. Je l'ai vu recroquevillé derrière les sièges. Il n'a opposé aucune résistance. Je l'ai mené jusqu'à une de nos voitures. Je l'ai fait s'accroupir à l'arrière. Et nous avons pris la route prévue pour notre repli. J'ai alors quitté les lieux avec un des camarades du groupe. Et nous nous sommes rendus en bus à la gare centrale. Nous avons pris le train pour rentrer chacun chez soi. Lui à Milan, moi à Turin. Raffaele Fiore est libre après 31 ans de prison. Il occupe un poste de cadre dans une coopérative qui s'occupe de réinsertion de personnes en difficulté.